Allora, ben ritrovati, iniziamo la seconda parte del terzo modulo. E sempre, ci sarà sempre il dottor Barone che questo pomeriggio ci parlerà del ruolo degli stockholders. Allora, questa mattina avevamo interrotto la proiezione del documentario dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali sugli itinerari del Consiglio d'Europa. Io quindi proporrei di ripartire da questo punto, così ci serve anche per ricostruire un po' i percorsi mentali che avevamo avviato e poi avviare una riflessione appunto sul ruolo degli stakeholders, degli approfondimenti rispetto a quello che già ci siamo detti. Quindi io darei subito avvio al documentario per continuare. Left its mark on Europe from ancient times to the present day. The most famous sites emerged during the 19th century in 11 or so countries and developed highly distinctive architectural styles, along with new medical practices stemming from the qualities of the waters. Whether for taking care of one's liver or lungs, just relaxing, or trying to get fit, thermalism is very much alive and kicking, as it is here. In Spa, in Belgium, which was the first town to export its waters as far back as the 16th century. Here, three different mineral waters from mountainside springs share a limelight. They are called Clémentine, Rennes, and Marie-Henriette. While these stars carry on with their show before being distributed worldwide, others prefer simply to enjoy the relaxing properties of water. Aber es ist eine ganz wichtige Station, die Kraft weiterzugeben.
Since 1988, the memory of these fragments of Europe has been stored in Luxembourg. The European Institute of Cultural Roots is based here in the exceptional setting of an old abbey. It is responsible for ensuring both the continuation of these unusual roots and the development of new ones. More often than not, regardless of the final goal, what matters is the means of attaining this goal. All the lessons learnt and the mixing of cultures, improving our understanding of Europe's wealth, improving our knowledge of who we are and where we come from in order to face the future. Ecco, come detto stamattina, naturalmente questi sono i livelli più alti della filiera che abbiamo verificato. Stiamo ragionando dei temi centrali, del nome che poi fa da cappello, sono dei sistemi a parapioggia che coprono tutti gli altri al proprio interno. Ogni itinerario al suo interno sviluppa dei sotto-itinerari più o meno complessi, questo dipende dalla struttura o dal tipo di impostazione che l'itinerario stesso ha. E naturalmente qui non vediamo la promozione dei servizi turistici, perché questo è un DVD promozionale dell'Istituto Europeo, dell'accordo parziale, quindi ha più a che vedere con l'immagine, diciamo così, diplomatica degli itinerari. Per seguire sempre l'aspetto emozionale che c'è dietro questi qua, ora noi andiamo a vedere un altro documentario, continuiamo nella esposizione tramite documentari. Questa volta andiamo su un itinerario specifico, la rotta dei Fenici, di cui mi occupo. Come dicevo prima, collaborando con i nostri partner nei vari territori, abbiamo individuato un filo rosso che univa tutto il Mediterraneo, cercando di capire le motivazioni che oggi portano alla creazione di un itinerario denominato la rotta dei Fenici. E quindi vedremo come, attraverso una serie di testimonianze, spiegare cos'è la rotta dei Fenici e come i vari territori sviluppano su queste le proprie attività. Scusate, volevo ingrandire, ma ecco, ora sì. Per rendere visibile quel Medio Oriente che si è interrato nella storia europea
tanto quanto la sponda meridionale del Mediterraneo nel cuore del nostro continente. Poco, troppo poco confrontato al patrimonio archeologico di quelle che siamo abituati a considerare le civiltà fondanti dell'identità europea. E qui, in questo doppio nodo, sta il fascino della civiltà fenicia nel non essere visibile, visibile come sono ancora oggi greci, romani, arabi e prima di loro etruschi o muragici, e nello stare comunque nel cuore dello sviluppo europeo. Un cuneo orientale che da Siria e Libano approda in Sicilia, Sardegna, sulle coste meridionali francesi e spagnole e da lì getta reti che hanno fatto del Mediterraneo la sorgente vera e più profonda della storia europea. Perché è il mare, ed è questo il terzo nodo affascinante, è il mare l'ambiente nel quale si sviluppa l'irradiazione fenicia dall'Oriente all'Occidente europeo. Chi va per mare lascia segni anche a terra, ma non sono fortezze, acquedotti, strade, sono piuttosto i supporti indispensabili all'approdo, alla raccolta e alla distribuzione dei beni da commerciare. Sono porti, arsenali, darsene, punti d'avvistamento. Sono la rete terrestre indispensabile a chi ha scelto l'acqua come via di comunicazione. Anche per questo oggi i fenici si vedono poco, soprattutto per questo i fenici restano oggi una storia affascinante da scoprire, svelare, raccontare. Noi abbiamo provato a raccontarla anche documentando quali siano oggi i colori, le atmosfere e i sapori delle terre che i fenici hanno abitato nell'antichità. Siamo abituati a contrabbandare per Fenicia l'avventura cartaginese, dentro e contro la quale si salda la prima grandezza di Roma. È un errore storiografico. I punici sono solo l'epilogo di un percorso molto più lungo, che ha avuto Cartagine a parte una caratteristica principale. Non ha distrutto, non ha sovrastato le civiltà alle quali è andato incontro. I Fenici commerciavano, raramente muovevano guerra. Dirla con termini attuali, hanno sviluppato una politica internazionale di comunicazione e di scambio, talvolta di integrazione, ma di sopraffazione. Il Mediterraneo è stato solcato da diverse popolazioni fin da epoche molto antiche, che risalgono all'età del bronzo antico, quindi fin dal terzo millennio a.C. Quando si parla di commerci nell'antichità nel Mediterraneo, noi siamo abituati a pensare ai Fenici e ai Greci. In realtà la storia di queste relazioni pacifiche commerciali nel Mediterraneo è una storia molto più antica che affonda le radici nei millenni precedenti. I Fenici in questo senso sono i continuatori delle relazioni commerciali stabilite nei periodi precedenti al primo millennio a.C. Le città-stato fenice si spinsero nel Mediterraneo occidentale con intenzioni prettamente commerciali. L'esigenza era infatti quella di stabilire delle enclavi commerciali per procurarsi materie prime e in particolare raggiungere l'argento delle miniere della Spagna. Si tratta di piccole enclavi che non hanno bisogno di un entroterra, quindi non sono delle vere e proprie fondazioni coloniali come noi in Occidente siamo abituati a pensare per l'espansione greca, ad esempio, verso l'Italia meridionale, verso la Magna Grecia. Le città-stato della Fenicia sono i centri più importanti, ma di essi purtroppo abbiamo pochissime informazioni archeologiche, perché i centri primari sono o al di sotto di grandi insediamenti moderni o le città fenice più antiche sono state obliterate nei secoli seguenti dai centri di epoca ellenistica e poi romana.
raccontato sono quindi diciamo di due tipi differenti: da un lato le città felici della madrepatria, quindi le città del Levante, dall'altra le città, enclavi commerciali e colonie felici della zona occidentale del Mediterraneo. È forse un paradosso, ma noi conosciamo più i Fenici dalle loro colonie di Occidente piuttosto che dalle città principali che si trovavano in Libano e in Siria. Poco visibili, quasi elusivi, senza vocazioni imperiali o coloniali, i Fenici sono un territorio di elezione per archeologi e storici che abbiano certamente padronanza degli strumenti tradizionali, fonti, reperti, documenti, ma che devono essere anche e soprattutto in grado di interpretare, immaginare, ipotizzare e ricostruire partendo da basi scarne, talvolta sfuggenti. E allora, che cosa sappiamo oggi veramente dei Fenici? La conoscenza attraverso fonti scritte indirette, ovvero sia non direttamente tramandate dai Fenici, ha fatto sì che attorno a questo popolo nascessero delle leggende o delle considerazioni viste da popolazioni straniere. Per cui la presenza di particolarissimi luoghi sacri chiamati Tophet, che prevedevano l'incinerazione di fanciulli insieme a piccoli animali e a offerte emotive, è stata letta come la presenza nel mondo fenicio di rituali di sacrifici di fanciulli e di bambini. Le caratteristiche spiccatamente mercantili dei Fenici sono state lette dai Greci come qualcosa di negativo, come carattere di un popolo che vuole acquisire ricchezza scambiando delle merci di povero valore con delle merci più rilevanti dal punto di vista economico. Per la costruzione delle case,
nell'assoluto alta. Nello stesso tempo questi hangar, che rassomigliano un po' agli hangar di Cartagine, servivano d'inverno a conservare le navi di Fenice. Le Fenice erano navi di 24-25 metri, quindi in 5 hangar di questi venivano conservati circa una ventina di navi. Penso che dobbiamo ai Fenici o tutto quello che possa essere questo grande metodo di pesca, che sono le tonnare. Da noi si mettono giù le tonnare vengono dal mondo arabo, vengono da questa fascia mediterranea, questa cinta così solare in cui i Fenici erano ampiamente insediati. A un paio di termini che sono oggi in grande voga. Chiamatelo itinerario culturale, chiamatelo cultura immateriale, chiamatelo più semplicemente seguire tracce sparse e ricostruire un pezzo di storia dentro paesaggi tra i più belli che esistano nell'area mediterranea. Ci siamo persi nella Sardegna meno nota, fin dentro angoli remoti del Sulcis. Abbiamo trovato pezzi di Sicilia nascosta a due passi dalle memorie greche e romane più famose. In Libano, in Siria, in Spagna, in Tunisia, abbiamo camminato per sabbie e labirinti dove la storia si è divertita a cambiare 100 volte il destino del mondo e delle genti che l'hanno abitato. Non è stata un'intuizione nostra, naturalmente. Non avremmo fatto questo viaggio se il Consiglio d'Europa non avesse dato il suo riconoscimento alla rotta dei Fenici e se l'UNESCO non avesse collocato da qualche anno il patrimonio immateriale tra i beni culturali da salvaguardare e valorizzare. L'idea di raccontare un itinerario culturale del Mediterraneo legato al popolo dei Fenici è un elemento molto importante che ha delle ricadute non soltanto sul piano strettamente culturale e archeologico. I Fenici sono stato un popolo, una civiltà molto particolare perché svilupparono un sistema di contatti e di scambi che altri popoli non applicavano. In particolare nel rispetto delle identità locali creavano occasioni di incontro, non di prevaricazione o di conquista. E questo è un modello per il Mediterraneo di oggi. Yo creo que todo, la cultura, lo que tiene que servir es para unirnos. Y el Mediterráneo siempre ha unido. Es la cultura de la unión. Y los romanos, todo. Y seguimos teniendo, pensamos muchas veces en romanos, y en fenicios, ¿no? Es decir, esa es una realidad. Eso es lo que yo he ido explicando en la facultad, en mis años de la facultad, ¿no? Que todo el Mediterráneo da una unidad. Y hay que llamarle la cultura mediterránea. Para mí es la cultura mediterránea. Che è la fusione di questa cultura tan antica. Thank you.
essere naturalmente agile, perché la sua natura è quella di un biglietto da visita, di un invito a seguire il viaggio tra le pagine, i video, i documenti, i testi che abbiamo raccolto nel sito www.rottadeifelici.it. Entrate in rete e proseguite il viaggio insieme a noi. Ecco, io penso che questo documentario, più di molte parole di cui abbiamo parlato questa mattina, sintetizzi alcuni concetti che per noi sono diventati fondamentali nel lavoro da svolgere. Innanzitutto un tema molto particolare, apparentemente un tema archeologico. In effetti, come dice il documentario, i fenici non si vedono. Cioè, noi abbiamo pochissimi siti nel Mediterraneo che ci consentono di guardare, di visitare, di capire la civiltà fenicio-punica. La differenza tra fenici e punici, che è una differenza ovviamente specifica, che è di difficile comprensione per il pubblico che non è appassionato di archeologia, che non è molto addentro, ma che noi abbiamo cercato di trasmettere attraverso la collaborazione degli studenti del Master e dello IULM. L'idea che noi andiamo dietro a delle tracce invisibili, anzi, addirittura, come proponeva sia Patrizio Reversi, sia dopo anche Luca Peronel, ricostruire questo percorso. Andare alla ricerca di queste tracce per ricostruire un quadro. Ecco, un modo anche per coinvolgere il visitatore in un percorso che apparentemente potrebbe essere un percorso normale. Cioè, noi andiamo a visitare i siti archeologici, facciamo un percorso di turismo culturale tradizionale, abbiamo quel tipo di prodotto. Qui invece tu devi ricostruirlo. Come lo ricostruisci? Facendo il confronto con la realtà locale. Avete visto all'inizio l'immagine del telaio in Libano, alla fine il telaio in Spagna, perché noi abbiamo trovato i telai in tutto il Mediterraneo, i pescatori in Libano, i pescatori in Sicilia o in Sardegna, in Tunisia, perché effettivamente questa è la scoperta della rotta dei fenici per chi la fa in un certo modo, il trovare le stesse tracce in tutto il Mediterraneo. La collaborazione che noi abbiamo già da parecchi anni con il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, Fondazione Orestiadi, nasce proprio da questo. In questo museo si dimostra come il Mediterraneo abbia una civiltà unica che va attraverso lo spazio e il tempo. Si mettono a fianco reperti che vengono dal Libano fino al Portogallo, dalla Tunisia alla Francia, di epoche diverse, e scopriamo che c'è una linea comune, una trama comune che unisce queste cose e che è poi il Mediterraneo. Quindi l'obiettivo della rotta dei fenici in effetti è il Mediterraneo. Non si può definire un itinerario archeologico, puramente archeologico, perché i siti archeologici sono solo una parte di questo percorso. Si è parlato di tonno in tante parti. Abbiamo dovuto tagliare perché nelle riprese si parla di circa 36 ore di riprese fatte in 6 location, quindi è stato molto lungo come lavoro, è durato quasi 3 mesi, però nel lavoro di sintesi è stato fatto un lavoro proprio di selezione delle immagini, delle informazioni. Abbiamo tralasciato altri temi di cui si era parlato, le saline, per fare un esempio, l'attività subacquea, eccetera, eccetera, per cercare di dare comunque un messaggio unico. Ecco, questo è un modo molto, secondo me, interessante per spiegare cos'è la rotta dei fenici a chi non lo sa. Però allo stesso tempo la rotta dei fenici è anche altre cose. Ora vi propongo io un altro lavoro che fa parte di un itinerario particolare della rotta dei fenici, il cammino di Annibale. Ve lo propongo non solo per parlare di Annibale e della sua impresa. Luca Peronelle, l'archeologo dello IULM, ha spiegato che il periodo punico parte dalla fondazione di Cartagine, grosso modo, e quindi contemporaneamente dalla fine dell'importanza di Tiro nel mondo fenicio a causa della conquista dei babilonesi, però allo stesso tempo il mondo dei cartaginesi noi lo facciamo nostro perché stiamo raccontando una fase storica e, come diceva lui, poi si va a toccare il mondo greco e il mondo romano. Da questo punto di vista la rotta dei fenici in effetti è un po' depositaria di tutte queste civiltà, perché gli altri itinerari che trattano di mondo preistorico, archeologico, fanno riferimento a periodi precedenti. Ora vediamo se il documentario... Eccolo. Questo è un trailer che parla della battaglia di Annibale al Trasimeno e delle imprese della Seconda Guerra Punica. Guardatelo da un punto di vista tecnico, oltre che come informazioni.
Ecco, questo era un trailer per cui hai i ritmi del trailer. Il documentario completo dura 50 minuti, racconta tutta la seconda guerra punica partendo da Annibale bambino a Cartagine, poi si trasferisce in Africa col padre e poi da lì comincia tutta l'epopea. In effetti, con il cammino di Annibale non si intende soltanto evidenziare la figura di questo personaggio che a 27 anni era già un genio militare e che ancora oggi è studiato in tutte le scuole militari del mondo. Per fare un esempio, la guerra nel Golfo, durante la guerra del Golfo sono state utilizzate le tecniche di Annibale da parte dell'esercito americano, giusto per dare un'idea dell'attualità del tema. Ma ovviamente noi non trattiamo l'esaltazione della guerra, anzi al contrario, proprio lì a Tuoro dove si svolse questa battaglia, già 30 anni fa, venne edificato, grazie a Cascello e una serie di artisti contemporanei, un monumento alla pace. E il messaggio, vedete il discorso di stamattina, raccontare la storia e poi cercare di tirare fuori il messaggio attraverso l'interpretazione, il messaggio di oggi è che le guerre in effetti non hanno risolto nulla. Cioè la battaglia del Trasimeno è uno degli episodi della seconda guerra punica che vide il massimo della propria potenza a canne della battaglia qui in Puglia, dove morirono 50.000 soldati romani. Si calcola che per almeno 30 anni la popolazione giovanile, che erano soprattutto contadini, venne meno a Roma. Roma, quando parliamo di Roma, parliamo Roma e tutti i suoi alleati. Quindi in Italia mancarono almeno 3 generazioni di giovani morte a 18-20 anni a canne della battaglia. Questo ci fa pensare quanto sia stato importante il sacrificio in termini di vite umane, ma poi per che cosa? Alla fine Annibale venne sconfitto a Zama, Cartagine fu conquistata da Roma, Roma divenne lo stesso un impero gigantesco. Ora, i messaggi che ci dà la storia possono essere dei messaggi della contemporaneità. Noi oggi, negli ultimi decenni, abbiamo vissuto in prima persona quanto sia effimero lo strumento della guerra e spesso ora scopriamo quanto la guerra sia stata utilizzata per dei fini che non erano assolutamente né nobili né importanti per l'umanità e ne paghiamo le conseguenze. Quindi ancora più che mai questo è un messaggio di grande attualità. Se un personaggio così importante non riuscì a cambiare le sorti della storia attraverso la sua capacità, allora a questo punto l'uomo dovrebbe riconsiderare le sue visioni delle cose, quindi anche la guerra come strumento per dirimere questioni economiche, questioni politiche, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è che dietro questo documentario abbiamo però una comunità che si muove e agisce utilizzando questi strumenti per creare la sua attività di oggi. Il documentario, come avete visto, è stato presentato nel 2009. Il documentario è uno strumento con cui nell'ambito delle visite all'interno del percorso annibalico si spiega la seconda guerra punica e la battaglia del Trasimeno, è uno degli strumenti. Gli altri strumenti sono un percorso a tappe che è stato sviluppato nella vallata, in cui vengono presentati i luoghi e i momenti della battaglia, ma è soprattutto il centro di interpretazione che abbiamo creato con l'aiuto di giovani locali. Stamattina raccontavo della legione che hanno costituito i ragazzi del posto, del fatto che hanno studiato il latino per poter ragionare. Ebbene, questi ragazzi, la maggior parte di loro, collaborano con le attività del centro documentazione, per cui quando vengono gruppi di turisti e di scuole accompagnano, ma accompagnano in una maniera molto particolare perché non sono delle guide. Loro vengono vestiti da romani, accompagnano sul percorso spiegando i movimenti dell'esercito romano rispetto all'esercito cartaginese. Ora stanno lavorando sull'esercito cartaginese perché loro si fanno le armi, si fanno tutte le cotte di maglia, eccetera. Fanno provare al turista, al visitatore interessato, questi elementi dell'abbigliamento militare dell'epoca, per capire cosa voleva dire affrontare una guerra del genere, perché solo la cotta di maglia pesa quasi 20 kg, lo scudo altri 10, la lancia, eccetera. Allora a questo punto tu ti rendi conto, le scarpe fanno provare le calighe, quindi tu ricostruite con dovizia di particolari grazie al contributo determinante degli storici, prima abbiamo visto Giovanni Brizzi e così via. Quindi di fatto l'uso della scienza e delle ricerche scientifiche viene applicato alla realtà e diventa strumento per cui l'operatore privato può creare delle iniziative di un certo tipo. Per fare un esempio, una signora che aveva un agriturismo e alleva cavalli,
oltre ad affittare i cavalli per fare la passeggiata in questa vallata, ora propone un giro del percorso con la biga, per provare la biga sempre ricostruita secondo le regole, quindi non una biga da cinema, diciamo così, ma una biga ricostruita secondo i dettami. E tutto quello che gira intorno, voi andate per la città, la cittadina ha 3.800 abitanti, trovate il bar Annibale, il bar Flaminio, gli eventi sono collegati a questi, i tornei sono impostati su questo, c'è tutta una comunità che vive su questo mito, che non è un mito, è un mito antico, nel senso che le nonne raccontano ai nipotini la storia della battaglia anziché raccontare le favole, quindi è viene tramandata in maniera diretta attraverso le famiglie, per esempio. Però allo stesso tempo è un mito che è stato rinforzato dall'azione del comune che da 30 anni ha cominciato prima di tutto mettendo un vincolo sulla vallata, evitando che si costruisse sopra la vallata, per cui il paesaggio, avete visto le scene del paesaggio all'inizio, quelle sono scene attuali, cioè loro hanno lo stesso paesaggio che aveva Annibale all'epoca. L'unica differenza sta nel fatto che tra il luogo dell'agguato e la vallata vera e propria è stata costruita con raccordo dell'autostrada e la linea ferrata, ma eccetto questo passaggio di trasporti, per il resto è lo stesso. In particolare il luogo dell'agguato è uguale, fa parte di un parco naturale che ha mantenuto le stesse caratteristiche. Quindi è facile ricostruire in questo senso i momenti della battaglia e poi successivamente passare alle altre considerazioni, perché tra l'altro lo spazio è abbastanza piccolo, è possibile collegare a piedi, in bicicletta, con i mezzi, con le macchine, eccetera, portare la gente dal percorso annibalico a Campo del Sole, questa installazione di arte contemporanea, sulle rive del lago. Ma proviamo a esaminare brevemente i passaggi che ci sono stati dietro questi con l'aiuto dei PowerPoint. Allora, innanzitutto come gli stakeholders hanno collaborato a sviluppare questo percorso, questa idea, e come possono collaborare. Ragioniamo innanzitutto in termini di territorialità attiva e passiva. Ci sono delle definizioni di territorialità attiva e passiva che ci danno l'idea di come il concetto del territorio possa essere gestito o non gestito. Nel caso della territorialità passiva ci atteniamo alle teorie del SAC, che dice che quando si tenta di influenzare o controllare persone, fenomeni o relazioni, delimitando, esercitando un controllo sopra un'area geografica denominata territorio. Quindi in pratica c'è un controllo dall'alto di questa territorialità. Quella attiva, che fa riferimento a Raffestin, invece usa come termini di paragone l'insieme di relazioni che nascono in un sistema tridimensionale società spazio-tempo, in vista di raggiungere la più grande autonomia possibile, compatibile con le risorse del sistema. Quindi abbiamo una triangolazione tra la società, quando parliamo di società parliamo di quella di oggi, lo spazio e il tempo, per rendere autonoma questa territorialità rispetto alle imposizioni. Spieghiamo meglio, quella attiva è un insieme di relazioni che una società e gli individui che ne fanno parte intrattengono con l'esterno per soddisfare i propri bisogni con l'aiuto di mediatori per ottenere maggiore autonomia possibile tenendo conto delle risorse del sistema. Quindi in questo caso gli stakeholders, gli operatori del territorio, mettono insieme delle relazioni per rapportarsi con l'esterno. È la comunità e il resto del mondo a questo punto che si rapporta, che si propone commercialmente. Quindi non il risultato del comportamento umano, ma il processo di costruzione di tale comportamento è fondamentale. Ora, queste dinamiche ci collegano per esempio ai sistemi locali territoriali, i famosi SLOT, modelli di sviluppo turistico territoriale, che mette da una parte la rete locale dei soggetti, il milieu locale, quindi il patrimonio, gli strumenti che rappresentano il patrimonio a livello locale, con un'interazione locale-esterno, quello che dicevamo prima, tra comunità e esterno, ma anche un'interazione tra locale e milieu. Quello che prima stamattina definivamo anche paesaggio vivente, il rapporto tra la comunità e il suo patrimonio. Questi elementi sono fondamentali per lo sviluppo di un sistema che sia non solo sostenibile ma anche compatibile con il contesto generale del territorio. Quindi il passaggio dal locale al globale, c'è la necessità del passaggio dalla dimensione locale a quella globale, quale condizione di un reale sviluppo del sistema territoriale come sistema complesso. Se non c'è questo passaggio, il rischio è che il sistema rimanga autoreferenziale, che tutto quello che si crea all'interno di un territorio lo sappia solo il suo territorio e non abbia un valore economico o un valore di sviluppo generale.
Dall'altro punto di vista, la valorizzazione, che è un processo di attivazione di fattori per il rilancio economico attraverso la promozione e l'impiego delle sue risorse, che porta anche allo sviluppo come processo di aumento della complessità, quando lo sviluppo è endogeno. Io sullo sviluppo endogeno sono parecchio, sono molto severo, perché solo uno sviluppo endogeno, cioè creato all'interno del suo sistema, riesce a fare vero sviluppo. Le cattedrali nel deserto, i grandi impianti industriali, prototipi dello sviluppo esogeno, non hanno portato i risultati che ci si aspettava. È molto facile pensare ai grandi investimenti, al grande investimento industriale, di tipo industriale pesante, quando poi in effetti i risultati sono molto minori rispetto a quello che ci si aspetta. Immaginate gli investimenti che si fanno per esempio nel settore petrolchimico rispetto al numero di posti di lavoro che si creano. È minimo. Da questo punto di vista, per esempio, il turismo e la valorizzazione culturale offrono molte più opportunità. Ed è assurdo che in un paese come l'Italia, che punta tutto sul turismo e sul turismo culturale, gli investimenti in cultura siano uno tra i più bassi d'Europa. È una contraddizione in termini. Ora, da questo punto di vista, anche l'Europa ha le sue responsabilità. Per quanto riguarda la rete globale, è fondamentale per lo sviluppo locale, perché rende i sistemi locali e territoriali competitivi in equilibrio tra valorizzazione del locale e una competizione globale e rafforzamento delle società locali. Quindi, senza globale, la comunità locale, lo sviluppo locale è comunque limitato. Le reti sociali operano come interfaccia tra le risorse potenziali e le reti globali, portando vantaggi competitivi, il concetto di glocal di cui parlavamo questa mattina. La rete locale si costruisce attraverso la partecipazione allargata della comunità al processo decisionale per mezzo di pratiche di tipo bottom-up. Purtroppo in Italia non sempre le decisioni vengono prese secondo questi principi. I risultati sono che cambiando le amministrazioni cambiano i programmi, e questo è un errore, perché ogni volta che ci sono le elezioni si ricomincia da capo. È un limite incredibile. Soprattutto perché non è stata coinvolta la comunità né all'inizio né in mezzo, ma è stata suo malgrado coinvolta in questo processo nel momento in cui si adegua a questo processo seguendo l'andamento delle scelte politiche, si ritrova a cominciare da capo perché nel frattempo è cambiato il quadro politico e sono cambiate le scelte territoriali. Ora, io non credo che esistano scelte obbligate su questi fronti. L'unica scelta che vale è quella più condivisa. Una popolazione che vive un territorio deve poter determinare il suo futuro, le sue scelte e indirizzare la politica in questo senso. Noi invece abbiamo un sistema che demanda totalmente agli amministratori a tutti i livelli la scelta sulle politiche da adottare, attenendoci spesso a delle promesse che però dietro non hanno un substrato, un contenuto di tipo decisionale, spesso i progetti non sono neanche comprensibili. Ora andiamo all'altro tema di riflessione. Queste sono delle riflessioni che vi propongo come concetti specifica rispetto a quello che dicevamo stamattina. Una definizione diversa del turismo. Sul turismo una volta c'è un aneddoto che gira nel settore, quando si deve decidere il ministro delle finanze, si sceglie il bancario, quello che ce la sa con i numeri, eccetera, quando si deve decidere il ministro di pubblica istruzione, l'insegnante, qualcuno di cultura, il ministro del turismo lo può fare chiunque perché tanto tutti siamo andati in vacanza. Ecco, questo è l'errore di fondo, infatti noi non abbiamo neanche un ministro del turismo in Italia, quindi ho usato apposta il paragone con i ministri per evitare riferimenti a realtà specifiche. Ora ne abbiamo una alla cultura e al turismo, che di solito quando ci sono stati questi connubio è un buon binomio. Sgarbi dice che dovrebbe essere sviluppo economico e turismo. Possiamo scegliere tutte le strategie, tutte le tecniche possibili e immaginabili. La questione è che però dietro ci vorrebbe una strategia del turismo di lungo termine. Cosa che invece in Italia purtroppo c'è un tentativo in corso attraverso il piano strategico nazionale, però ancora non lo vediamo, quindi dobbiamo un po'. E poi soprattutto, come al solito, non vediamo una condivisione. Voi ne avete mai sentito parlare?
di questo piano strategico nazionale del turismo, perché ancora una volta è un prodotto per addetti ai lavori, quando invece dovrebbe essere una scelta delle comunità. Io farei addirittura un referendum propositivo da parte dell'intera popolazione nazionale per decidere che l'Italia punta sul turismo, ma a questo punto tutta la politica nazionale dovrebbe risentire di questo. Vuol dire che l'investimento per turismo e cultura dovrebbe superare almeno il 40% per essere razionali. Però siccome da questo punto di vista abbiamo tutta una serie di elementi di, come dire, di riflessione e di competizione, non ci addentriamo oltre su questa linea. Ragioniamo sugli aspetti generali. La definizione italiana di turismo risente del famoso discorso delle 24 ore. Fino a 24 ore è escursionismo, superata le 24 ore è turismo. Ora, al di là della butade che poi possono venire in mente, la scuola francese ha fatto scelte, per esempio attraverso Jean-Pierre Losato Giotara abbiamo questa definizione di tre parole. Turismo è un sogno, perché quando io vado in vacanza immagino il luogo dove stai andando e di conseguenza mi proietto in quella condizione. Qual è il momento più bello del viaggio? Quando faccio la valigia. Nell'albergo ci sarà la piscina, mi porto il costume, ora mi vesto tutto sportivo perché sto andando in un posto così, o mi metto pesante, ci sarà un bel freddo, vado a sciare, mi porto gli sci, eccetera. E più l'aspettativa, il famoso sabato del villaggio, no? L'effetto sabato del villaggio, in cui l'aspettativa già mi crea questo tipo di condizione. Ma il sogno influisce anche negli stereotipi. Se io dico Parigi, a cosa pensate? Tour Eiffel. Se dico Egitto, le piramidi. Come vedete, abbiamo già, siamo dei preconcetti, degli stereotipi che ci impediscono di leggere effettivamente l'esperienza turistica. Perché? Perché andiamo dietro un sogno. Il sogno di vedere quella determinata cosa, che sia l'isoletta nell'oceano, che sia la zona rurale col bel paesaggio, eccetera. Ma allo stesso tempo c'è un tempo dietro, scusando il gioco di parole. È un tempo perché noi quando inizio d'anno prendiamo il calendario, la prima cosa che guardiamo sono i ponti. 25 aprile, 1 maggio, e quest'anno Ferragosto di cosa viene, Pasqua è alta e bassa, perché alla fine il turismo, proprio come quello con quanto dicevamo stamattina, dal Grand Tour che durava anni, poi si è arrivato al turismo di massa, si poteva fare il mese di vacanza, oggi siamo arrivati ai giorni. Allora è meglio spezzettare e fare, prendersi le ferie, 3 giorni ad aprile che c'è il 25, 2 giorni eccetera, specialmente con la crisi non mi allontano molto, utilizza al massimo questi ponti, famosi ponti, per fare turismo. Però allo stesso tempo vuol dire gestione del tempo degli altri, perché chi gestisce un territorio gestisce il tempo degli altri. Allora la macchina in doppia fila che impedisce all'autobus di passare in una località turistica, io sto rallentando, sto frenando l'utilizzo di tempo libero da parte delle persone che sono sull'autobus. Come spesso capita, poi quella persona che ha parcheggiato in doppia fila se ne esce dicendo per un minuto, tanto sono stati più di un minuto, sono stato 5-10 minuti prima che l'hanno rintracciato, che era andato a comprare le sigarette, che era andato a fare quello o quell'altro. Ma soprattutto non è corretto nei confronti di chi ha pagato per gestirsi quei 4 giorni di vacanze e già gli hai tolto 10 minuti delle sue vacanze. Immaginate cosa succede quando ci sono scioperi, ritardi degli aerei, mancanza di connessione, è tutto quello che potete immaginare di inghippi nella visita di un luogo. Per mangiare impiego 2 ore, diventa un problema. Allora questo è un altro elemento fondamentale nel tempo, i servizi che si offrono, di cui abbiamo parlato stamattina, potremmo riprendere il discorso, non lo faccio perché tanto è chiaro. Quindi nelle connessioni di questi tre elementi noi abbiamo la definizione di turismo, una definizione che è molto pragmatica, ma allo stesso tempo ci fa capire di quanto sia importante lavorare perché tutto funzioni. Non possiamo più permetterci il Grand Tour a distanza di 200 anni, dobbiamo ragionare su una prestazione di servizi ed è quello che fanno le località più mature, in cui la previsione del tempo perso oppure nell'effettuazione di buoni servizi è fondamentale per poter avere dei risultati di soddisfazione da parte dell'utente. Qui chiamo in gioco pure la piramide di Maslow, la piramide dei bisogni, che parte dalla base, dai bisogni primari, che poi va salendo sempre più. Anche nel turismo possiamo applicare la piramide di Maslow. Cosa abbiamo bisogno quando arriviamo in un luogo, per esempio con un autobus, siamo in gruppo, arriviamo in un luogo, la prima cosa di cui abbiamo bisogno, siamo stati in pullman magari 1 ora, 2 ore, bagni, acqua, spazzatura.
Ecco, se solo si facesse un'indagine sulla presenza di questi tre servizi nelle località turistiche, avremmo risolto una buona parte dei problemi del turismo italiano e di altri paesi. Secondo, bisogno di sicurezza. Sicurezza alcuni lo interpretano per esempio sui rischi che si corrono a visitare certi paesi. Sappiamo bene che ancora oggi l'Egitto paga da circa 30 anni il primo attentato a turisti americani in cui morirono 34 turisti e poi tutti gli altri attentati, le situazioni di incertezza politica. Ma sappiamo bene che in Italia ogni weekend muoiono centinaia se non anche oltre 1000 persone in incidenti stradali. Però nessuno si è mai posto il problema del rischio di viaggiare in Italia in auto, per esempio. Ci poniamo il problema quando cade l'aereo, perché è più eclatante, ma le difficoltà di viaggiare in condizioni normali sono sotto gli occhi di tutti. Terzo elemento fondamentale, la socializzazione, lo dicevamo anche stamattina, il turismo è il momento in cui la persona che non conosce neanche il vicino, il coinquilino sullo stesso pianerottolo nel palazzo, ha desiderio di incontrare altre persone e fare conoscenza, allora si viaggia insieme. Sapete bene che nei villaggi turistici seguono delle regole ben precise, temperatura sempre sopra i 36 gradi perché il calore aumenta lo spirito di amabilità, di socializzazione delle persone, quindi si fa conoscenza. La differenza tra villaggi per singolo e villaggi per famiglia, non so se la conoscete, si vede dove vendono da fumare, se vendono meno gli accendini. Se vendono gli accendini è un villaggio per famiglie, se non li vendono è per single, perché tu devi avere la scusa per andare a conoscere altre persone. Cioè queste sono cose che sono studiate a tavolino, fanno parte del marketing di questo tipo di turismo. Andiamo ai due livelli superiori che ho separato appositamente. La stima, che è un elemento di cui sentiamo sempre più bisogno nella società contemporanea, perché o sul lavoro, o internet, o nell'ambito sociale, spesso abbiamo delle carenze di stima da parte degli altri, allora il fatto di essere stimati ci gratifica in viaggio. Per questo è importante quando arrivi in albergo, benvenuto signor, benvenuta signora, perché questo è un riconoscimento di attenzione, di stima appunto, che spesso nella società quella persona manca. L'ultimo elemento, la realizzazione, che è proprio il top della soddisfazione, è quando questa persona si sente realizzata nel viaggio. Come si sente realizzata? Stamattina parlavamo per esempio del coinvolgimento nell'organizzazione di un evento, oppure nel coinvolgimento nelle decisioni di una piccola comunità. Perché l'agriturismo ha sempre tanto successo? Perché non è un numero che va a dormire in quella struttura, è una persona. Si fa amicizia, ti insegno la ricetta del posto, ah sai, poi ti vengo a trovare. C'è un classico che gestisce B&B, eccetera, che poi alla fine diventino a loro volta amici dei loro clienti. Ecco, nel momento in cui si realizza tutto questo, è appunto la fase superiore di coinvolgimento. Il tipo di turismo a cui guardiamo noi ovviamente è quello che cerca di andare più in alto possibile, di dare le risposte alle varie fasi, come risolvo il problema di bisogni primari, mettendo i servizi adeguati laddove arrivano le persone a seconda della quantità. Io ho un ristorante, non posso mettere un bagno sporco, piccolo, angusto, dove non posso neanche andare. Io distingo le strutture e vado in bagno subito, la prima per valutare una struttura. Anche le strutture più pretenziose, quelle con 5 stelle all'esterno, piatti a base di non so che cosa, vado in bagno per capire a che livello sono, perché una struttura di qualità ha i bagni fantastici, che la gente nel momento del bisogno trova una risposta. Il bisogno di sicurezza, innanzitutto garanzia nel servizio. Nel momento in cui vado a mangiare in un bar e non vedo il cameriere per mezz'ora, ho qualche dubbio che effettivamente ci sia stato, è stata una carenza di sicurezza a quel punto quella che mi ha dato. Ma sicurezza anche nel proporsi alle persone, soprattutto per chi viene da realtà completamente diverse, che è un po' sempre prevenuta nei confronti delle realtà che non conosce. Di socializzazione, la capacità di dialogare con questo. Facendo attenzione, però, io avevo un amico albergatore che aveva la mania di socializzare con tutti in maniera molto meridionale, erano pacche sulle spalle, abbracci con tutti, gli inglesi e i tedeschi, gli tedeschi non tanto, gli inglesi a un certo punto l'hanno proprio abbandonato, perché gli inglesi non amano avere messe le mani addosso. Quindi questo suo eccesso di socializzazione si era ritorto contro di lui. Però in generale un sorriso fondamentale nella gestione di un albergo, io dico sempre che il sorriso è la prima divisa di un operatore turistico, perché non so l'altra persona che cosa ha passato per arrivare nella mia struttura. Quindi io intanto gli regalo un sorriso, gli dico benvenuto, gli comincio a dargli un po' di confidenza.
Se lui ne ha bisogno se la prenderà sicuro, se non ne ha bisogno risponderà comunque per educazione, quindi comunque ci siamo lasciati bene. I livelli superiori, stima e realizzazione, ovviamente devo calcolare come fare a dargli questi prodotti, chiamiamolo questo servizio aggiunto. La stima, come dicevo prima, attraverso appunto questo stimare la persona che viene, non considerarlo una cosa, un portafoglio con le gambe, non pensare che gli altri siano stupidi, non lo pensiamo, non dobbiamo mai pensarlo perché non è mai vero, siamo noi gli stupidi che pensiamo di essere più intelligenti quando facciamo così. La realizzazione, che invece è proprio il momento in cui riesco a dargli una cosa che lui non si aspettava, non ne sentiva la necessità apparentemente, ma che in effetti desiderava. Perché il turismo è utopia, è un luogo che non c'è, che nasce dall'insoddisfazione dell'individuo, la ricerca di ciò che soddisfa, realizzandolo dove non c'è. Una frase un po' contorta che però esprime effettivamente il concetto. Chi va in viaggio non sa dietro cosa, apparentemente vuole andare a vedere un altro posto, ma in effetti lui sta inseguendo qualcosa, dicevo stamattina, ogni viaggio inizia e finisce dentro noi stessi, no? Noi stiamo dietro a qualcosa di cui sentiamo la mancanza, ma non sappiamo che cosa sia. Allora immaginiamo che sia lo stress, la fatica, voglio rilassarmi, ma in effetti stiamo cercando qualcosa. Possiamo cercare socializzazione, possiamo cercare stima, realizzazione. Sono tante le cose che possono entrare in gioco, però alla base c'è un'insoddisfazione. Il turista che parte in genere è abbastanza arrabbiato perché si porta dietro ancora tutto il fumo, le nebbie della vita quotidiana, se le trasferisce, quindi è maggiormente importante offrire un'accoglienza di un certo tipo. Un classico degli operatori turistici è accettare sempre con un sorriso la gente stressata, arrabbiata, nervosa, che qualsiasi scusa ha cerca di attaccarti. Deve passare un po' di tempo prima che cominci a scaricare un po' questa tensione e a diventare finalmente propositivo. Ecco, da questo punto di vista il classico aperitivo che viene offerto negli alberghi all'arrivo serve proprio a togliere questa patina di insoddisfazione che porta il cliente con sé, anche perché un cliente che è già nervoso in partenza, qualsiasi cosa gli farete non sarà mai soddisfatto, lo capirà solo dopo. Quindi lui è alla ricerca di qualcosa che soddisfi questo suo problema, ma lo vuole realizzare dove possibilmente non c'è, perché lui non è che va lì perché lì c'è la soluzione dei suoi problemi, lui va lì perché ha pensato che quello era un bel posto per andare in vacanza. Queste riflessioni ve le propongo perché nel caso dell'itinerario, nel caso dei servizi legati a un itinerario, noi ce li ritroviamo tutti, perché è proprio questo tipo di persone spesso che va alla ricerca di percorsi alternativi, che dice no, io non voglio andare nei villaggi perché nei villaggi mi trattano sempre alla stessa maniera. Allora il termine turismo alternativo che spesso noi sentiamo è proprio il risultato di questa alternativa a cosa? Se glielo chiediamo non ci sarà mai una risposta. Oppure la classica battuta, mandami in un posto dove non ci sono turisti, e se non ci sei tu ci sono i turisti, perché tu sei un turista, quindi automaticamente la tua presenza modifica questa situazione. Quindi notiamo dei cambiamenti, partiamo dal viaggio di Ulisse, che era il viaggio nel senso più aperto del termine, un viaggio apparentemente senza una meta. Ricordate l'episodio di Ulisse, lui non va in viaggio perché sta andando in vacanza, va in viaggio perché vuole tornare a casa, ma si ritrova in una situazione che per tutta una serie di vicissitudini volute dagli dèi più o meno si ritrova in altre situazioni. Lui sa che va a un viaggio. Sapete che uno dei prototipi per i presupposti del viaggio di Santiago è fare il testamento prima di partire, come della francigena d'altronde, se seguiamo il criterio regolare. Quindi praticamente è un viaggio ancora stile antichità, in cui tu parti ma non sai se tornerai, da cui ripianti quando uno parte eccetera, è conseguenza di questo retaggio. Andiamo a un salto proprio di tantissimi secoli, il turismo di massa attraverso le ferie pagate, oggi dobbiamo parlare di tempo libero, il concetto di tempo che facevamo prima. Vedete come nel giro di tre parole, di tre frasi, abbiamo fatto veramente un volo nel tempo. Come noi incidiamo su questo tema? Come la nostra località può diventare una località nota secondo un coefficiente ben preciso? Laddove riusciamo a farmi coincidere tre concetti, il territorio mentale, cioè quello che la gente si aspetta da quel luogo,
con l'indice di soddisfazione perché c'è stato, si è trovato bene, con il filtro socioculturale che è la nostra lettura del territorio. Il concetto è molto difficile da realizzare perché in genere il territorio mentale non coincide col territorio reale. Allora c'è la gente che si aspetta di andare in un posto aspettandosi delle cose che fanno parte di immaginario collettivo che spesso non sono tali. Per fare un esempio banale, ricordo quando la gente si aspettava, quando c'erano le eruzioni dell'Etna, di trovare un paese sotto la lava, poi trovava le strade pulite, dice come, che è successo? Allora questa insoddisfazione poteva generare, questa differenza tra territorio orientale e territorio reale poteva generare insoddisfazione. La capacità del territorio è quella invece di trasformare questa insoddisfazione in soddisfazione attraverso la capacità di creare identità, di dare servizi di identità. E naturalmente tenendo conto che la nostra lettura del territorio è diversa da quello che arriva sul territorio. Quindi dovremmo essere bravi innanzitutto a guardare con occhi diversi il nostro territorio, a pensare quali sono le cose da modificare, da migliorare, e conseguentemente proporle in maniera lineare. Naturalmente per fare questo ci sarebbe bisogno di sistemi strategici territoriali che purtroppo in Italia non abbiamo. In Francia ci sono i comitati regionali turistici che funzionano proprio in questa direzione. Coordinano tutta l'offerta territoriale, sviluppano dei sistemi, delle riflessioni tecniche e soprattutto i dirigenti di questi comitati regionali turistici stanno in carica per 40 anni. Quindi è sicuro che non cambieranno le politiche turistiche al cambiare delle amministrazioni territoriali. Il prodotto turistico, ragioniamo di 4 qualità di cui ogni territorio deve tener conto. La qualità delle strutture, quando parliamo di strutture parliamo di strutture territoriali, quindi parliamo di edifici pubblici, di servizi culturali, eccetera. La qualità urbana, come viene gestita il territorio, se si fa la raccolta differenziata, se c'è traffico, se ci sono servizi, se ci sono condizioni di gradevolezza del tessuto urbano. La qualità dell'offerta, che ha a che fare invece con i privati, e la qualità del territorio, che è il contesto che circonda questi elementi qua. Quindi vuol dire la campagna, o il mare, o altri elementi territoriali che insistono. Ora, nel momento in cui noi abbiamo queste 4 qualità, avremo un prodotto turistico che viene giudicato di qualità. Qui non parliamo di utopia, qui parliamo di realtà. Sta a noi che ognuno faccia la sua parte e si gestiscono queste 4 cose insieme. Che succede se io che ho un albergo, quindi ho una qualità dell'offerta e ci sto attento, la valorizzo, però intorno a me c'ho o la città sporca, o il territorio che è abbandonato, o le strutture pubbliche che non funzionano? È come se io non avessi fatto niente. Quindi questa è l'interazione fondamentale che bisogna che esista sempre tra patrimonio, territorio, offerta privata. In questo settore un tema su cui si è parecchio ragionato è quello dei sistemi turistici locali, altrimenti detti distretti turistici. Gli elementi distintivi di questi distretti che dovrebbero rispondere a queste esigenze sono innanzitutto il grado di terziarizzazione, la qualità della ristorazione, la qualità dell'ospitalità, la segmentazione ristorativa, la segmentazione dell'ospitalità, il plus enogastronomico, l'omogeneità verso l'integrazione. Come vedete sono tutti elementi che hanno a che fare innanzitutto con i servizi privati, vedete, dalla qualità della ristorazione fino alla segmentazione dell'ospitalità, sono tutti elementi privati, quindi la capacità di diversificare, di avere diversi target di clientela. In più, il plus enogastronomico, e questo purtroppo non si può inventare, si può migliorare ma non si può creare dove non esiste, l'omogeneità, quindi la capacità di fare sistema tra tutti gli elementi, e il grado di terziarizzazione, cioè di trasferire questi tipi di attività attraverso terzi. Il distretto turistico è un modello molto interessante, ma non esiste solo questo. Spesso questo viene tradotto in progettualità territoriale e di conseguenza sotto forma di investimenti che è possibile attivare attraverso questi. In effetti il vero valore aggiunto del sistema del distretto turistico è quello della capacità di gestire questi fenomeni. Però, come dicevo prima, anche da questo punto di vista i privati spesso non sono
stati bravi a investire su questa cosa. Abbiamo dei casi, degli esemplari, nel senso che laddove sono nati sistemi turistici locali o distretti turistici, spesso è stato attribuito a enti pubblici che non possono intervenire né sulla qualità della ristorazione e dell'ospitalità in maniera determinante, possono intervenire con dei paletti, ma non possono obbligare le strutture a migliorare. E la segmentazione non è stata fatta nella maniera dovuta, come spesso mi capita, mi fanno l'elenco degli alberghi, l'elenco dei ristoranti, ma non mi viene detto per quali target di clientela sono, specialmente per il ristorante, questo è fondamentale, perché quando noi andiamo in un locale ci rendiamo conto di che tipo di ristorante è. Allora sarebbe opportuno proporre segmenti diversi a seconda target di clientela diversi. Di conseguenza, l'analisi dei bisogni locali possono essere riassunti nella mobilitazione della comunità, innanzitutto, un lavoro sull'identità e l'immagine, attività e occupazione, competitività e accesso ai mercati, migrazione, inserimento sociale e professionale, ambiente e gestione delle risorse naturali, progresso tecnologico. Ditemi, tra queste voci qua, chi è il responsabile? Chi fa cosa? Mobilitazione della comunità è compito della comunità, però allo stesso tempo è compito dell'ente pubblico di coordinare questi, di fare da sollecitatore di questo tipo di inserimento, perché se la comunità non si muove, non si attiva, ovviamente deve intervenire qualcuno perché ciò avvenga, deve fare da stimolo. Lo stesso per quanto riguarda identità e immagine. Noi abbiamo già un'identità condivisa o un'immagine condivisa. Prego. C'è il rischio in questo caso che sia un processo che viene dall'alto? Cioè da una, cioè stiamo parlando di sollecitazione, non di gestione. No, però è un qualcosa che ti viene dall'alto, comunque come sollecitazione di un bisogno che magari non c'hai. E magari invece l'associazionismo può venire a qualcosa del genere, perché è più vicino deve venire, ma in ogni caso questo avviene può venire nel momento in cui non c'è uno stimolo diretto, però tenendo conto che chi ci amministra in teoria è espressione della comunità, è un tutt'uno. Il problema dipende dalla sensibilità degli amministratori del fare. Esatto. Però attenzione, il coordinamento del territorio da parte di chi amministra per certi versi è connaturato col concetto di democrazia, solo che spesso questo non avviene. Spesso, discorso di prima, subiamo i progetti degli enti pubblici e quindi di conseguenza non ci sentiamo parte di questi progetti. Gli altri elementi, mentre la mobilitazione della comunità è un fenomeno generale, Il lavoro sull'identità e l'immagine può essere coordinata. Quando parlo di coordinata intendo indirizzata, favorita, facilitata, perché in effetti l'identità ci dovrebbe già essere, cioè dovrebbe già essere presente sul territorio, dovrebbe esserci un'identità condivisa. Facciamo un esempio pratico: se noi ci troviamo a Lecce, in questa zona del Salento, quali sono le identità che vi vengono in mente? Vediamo un po'. Io sono esterno, quindi non posso parlare. Eh? Barocco. Siete tutti d'accordo o c'è qualcuno che pensa qualche altra cosa? Messapi. Parliamo di identità, attenzione. Cioè, immaginate quello che voi già conoscete, l'ulivo. La pietra. Il mare. Noi spesso ce lo dimentichiamo il mare, come se sia una cosa scontata, ma per altri non lo è. I vini. Grano. E poi la religiosità. La religiosità. Ora proviamo, mi fermo qui non perché non ci siano altri temi, ma giusto come esercizio, no? Ora proviamo a analizzare questi temi visti però con gli occhi degli altri. Secondo voi, questi temi, gli altri li vivono alla stessa maniera vostra oppure ci sono dei temi che gli altri non conoscono?
Barocco penso che sia condiviso, è uno dei temi trainanti, cioè l'esterno, tutto quello che c'è fuori dal Salento, come percepisce queste immagini? Barocco penso che sia abbastanza condivisibile, tutti lo conoscono il barocco di Lecce, no? Poi gli altri, abbiamo parlato di mare. Mare è un concetto che gli altri hanno del Salento, giusto? Messapi è meno conosciuto, secondo me. È più per addetti ai lavori. Perché non stiamo parlando dei greci, dei romani, parliamo dei Messapi. Certo, per voi è vissuto in maniera diversa, attenzione. Però, ecco, lì sta la bravura. Poi nel gestire bene queste identità nascoste, il discorso di prima dei Fenici, no? Reinventarle e proporre in modo che chi viene qua lo venga a scoprire e poi pian piano aiuti a valorizzarlo. Il vino, per esempio, secondo me, è meno conosciuto rispetto all'olio. Il grano ancora meno del vino, per esempio. Cioè io non avrei mai detto questa zona del grano, la zona del vino sì. Quindi prendo come elemento pure questo del vino. Poi cosa avevamo detto pure? Nella scala, nell'ordine, olio, vino, grano, pensavo. Certo. Su questo c'è un problema generale, perché pochi sanno come funziona l'olio, le qualità dell'olio e come l'olio va esaminato, pochi lo sanno. Poi quali altri elementi avevamo detto? Pure? Religiosità. Religiosità. Secondo voi la religiosità del Salento è conosciuta rispetto ad altre aree? Ora, non è assoluto. Di questa cosa teniamo conto. Di questa cosa teniamo conto. Quindi, come vedete, sull'identità ci sarebbe da fare un lavoro. È un lavoro che immagino sia stato fatto nell'elaborazione della candidatura di Lecce come capitale della cultura europea. In genere queste cose vengono fuori quando ci sono questi progetti, queste candidature, perché c'è bisogno di individuare pure dei temi trainanti, ma perché non si fa normalmente nell'attività turistica tradizionale per creare attrattività di un luogo, per esempio, quella domanda che mi faccio io. Riguardo all'attività e occupazione, queste sono le necessità, specialmente ora molto sentite, di cui però spesso si lascia la responsabilità soprattutto al privato. E soprattutto al privato con un certo fatalismo. C'è la crisi, che ci vuoi fare? Ma stamattina noi parlando così vedevamo quante attività si potrebbero sviluppare, ovviamente partendo da attività minime legate al volontariato, eccetera, di intermediazione per raccontare le tante storie di un territorio, di quello che potrebbero realizzare. Non parliamo semplicemente di servizi guida, eccetera, eccetera, ma per esempio le attività didattiche all'interno degli agriturismi. Questa è una zona ricca di agriturismi. Chi le svolge? Io so che spesso gli agriturismi rinunciano a farle perché non hanno personale e non possono investire su questa cosa. Ci sono dei esempi molto interessanti di giovani che hanno avviato delle attività educative per 10 agriturismi, per esempio. Quindi si occupano solo di questa parte all'interno degli agriturismi, ovviamente legandole al territorio. Ma nel caso degli itinerari ancora, quali altre opportunità possiamo pensare? Discorsi che facciamo stamattina, delle cose che si fanno legate a un itinerario e quante occupazioni sarebbero possibili, sempre che ci fosse una specializzazione dei famosi facilitatori territoriali. Ecco, ritornando un attimo al discorso dell'identità, noi abbiamo le guide turistiche, benissimo, però quanti spiegano l'olio, il grano, il vino? Quanti portano nei luoghi minori dei Messapi che la gente spesso non conosce? Io ho conosciuto molti luoghi della Puglia e del Salento in particolare solo grazie ad amici, perché non facevano parte dei circuiti turistici. E questo è un classico. Che tra l'altro sono le zone più interessanti. Ci sono modi di pensare del Salento che sono talmente connaturati con la sua storia. Parliamo della prima era cristiana, parliamo di epoche più recenti. Ecco, la religiosità perché è importante, perché non ci si aspetta quel tipo di religiosità. Quando si parla di religiosità del sud si immagina sempre la processione. Ci siamo? Quello che c'è intorno. Esatto, bravissima. E come una collettività si proietta verso il sud. Bravissima. Quindi quello è il
E questo ha a che fare con gli itinerari, assolutamente, perché sono gli itinerari che si occupano di questi patrimoni minori, che spesso da soli non hanno la capacità di decollare, ma che attraverso un itinerario, a maggior ragione un itinerario internazionale, possono essere. Ecco, per esempio all'interno di questo progetto c'è il lavoro sulle vie di Gerusalemme, su cui invito una riflessione particolare. Via di Gerusalemme non è semplicemente una strada come la Francigena che si segue per raggiungere un obiettivo, ha a che fare nei rapporti tra mondo orientale e mondo occidentale. Via di Gerusalemme non è per forza soltanto una proposta religiosa, vuol dire l'Oriente e l'Occidente, vuol dire collegarsi con due mondi che fanno parte dello stesso contesto, il Mediterraneo. Qua riporto un po' del lavoro che facciamo noi sulla rotta dei Fenici, in cui scopriamo che Mediterraneo orientale e Mediterraneo occidentale sono due parti dello stesso continente. Ora, i commerci che sono stati sviluppati nei secoli, ma molto prima delle civiltà conosciute, tra Oriente e Occidente, che hanno avuto ovviamente momenti di grande splendore all'epoca di Venezia, eccetera, eccetera, hanno avuto protagonisti anche e soprattutto queste aree, perché questa era la zona naturalmente più lanciata verso l'Oriente, quindi comunque veniva utilizzata. Quindi noi possiamo sfruttare al massimo la presenza su questo territorio di realtà come Brindisi, Otranto, la stessa Capo Santa Maria di Leuca, che hanno dei riferimenti che sono ormai mitologici. Io stamattina vi raccontavo dell'itinerario che la Galizia sta pensando verso il nord dell'Europa, l'itinerario atlantico. Ma noi qua abbiamo un itinerario molto più ricco in termini di potenzialità, perché là abbiamo poche tratte per il periodo storico. Ma qua stiamo ragionando su secoli di storia che hanno unito Oriente e Occidente e di cui nessuno parla, perché noi oggi abbiamo un'idea di confine tra mondo occidentale e mondo orientale. Per noi il Mediterraneo in questo momento è un confine. All'epoca era invece l'autostrada che collegava i due mondi e in cui non c'era una distinzione. Non c'era un collegamento. Parliamo dell'epoca di Federico II, che qua in Puglia aveva le sue brave radici. Federico II era molto proiettato verso il mondo orientale e sicuramente in questa zona avrà sviluppato delle attività, delle storie di cui poter parlare a un pubblico attento che non conosce. La storia tradizionale nasconde certe parti del periodo storici, li considera secondari. Ma quando la gente li scopre, scopre delle cose che sono particolari. Unire queste storie con la qualità dei servizi, una gestione oculata del tempo, cioè questo è il sogno. Questo tempo e i servizi sono il resto del pacchetto che bisogna mettere in piedi e che può essere sviluppato senza bisogno di intermediari. Da questo punto di vista, trattandosi di nicchie, si può sviluppare un segmento totalmente nuovo con pochissimo. Cioè internet da questo punto di vista è molto come dire, utile per questo tipo di eventi. Non dobbiamo ragionare di milioni di persone, non dobbiamo fare la campagna di stampa sul primo canale inglese o sul primo canale americano. Dobbiamo ragionare di come raggiungere dei segmenti particolari. Per ogni segmento ormai c'è quasi sempre un collettore. Per il trekking prendiamo movimento lento, per quell'altro tipo di segmento ci sarà sicuramente turismo ambientale, ci sono i canali ambientali e così via. Per il nautico, i canali nautici. Cioè possiamo arrivare noi ai target che ci interessano con molta più facilità. Se ragioniamo sul settore archeologico, ci sono in Italia centinaia di club, di associazioni che si occupano di archeologia, che sono interessate a organizzare delle visite di un certo tipo. Ci siamo? Quindi il ragionamento che vi propongo è di pensare in piccolo prima di tutto, ma non perché dovete ridurre la portata dei vostri progetti, quanto perché sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e tante cose piccole fanno una cosa grande. Quindi l'associazionismo può essere molto utile, soprattutto se si crea una rete che copre un intero territorio. La creazione di questo tipo di percorso attraverso la formazione, attraverso l'orientamento, attraverso l'incubazione di impresa, anche quando si tratta di associazioni, perché intendiamo proprio l'intrapresa, come si può dire in un italiano più arcaico. Allora a questo punto può essere uno strumento utile per sviluppare dei ragionamenti importanti. Andando avanti, la competitività e l'accesso ai mercati. Ecco, ha a che fare con quello che dicevamo prima. Essere competitivi può essere semplicemente essere i padroni della propria identità e di operare al meglio su questa.
attraverso questa competitività si può andare sul mercato proponendo delle attività, diciamo così, interessanti ai mercati in generale. L'accesso ai mercati può essere facilitato attraverso il meccanismo in rete. Da questo punto di vista, l'itinerario è lo strumento con cui io metto insieme realtà diverse che però condividono un ideale, un modello, un tema, scambiano le proprie esperienze e le portano avanti in un certo modo. Quindi anche questo è un vantaggio che non bisogna sottovalutare. Riguardo all'immigrazione, inserimento sociale e professionale, quando si parla di migrazione si parla anche di migrazioni locali, territoriali, quando ci sono degli spostamenti di popolazione in funzione delle opportunità di lavoro, eccetera. Ecco, anche su questo ragioniamo di bisogni locali. Noi poi viviamo in particolare il discorso dell'inserimento di persone che in questo momento arrivano in Italia per situazioni di difficoltà, che possono tornare utili e che in cui l'itinerario può avere un ruolo. Ambiente e gestione delle risorse naturali, anche qui una strategia specifica, ecco, questo potrebbe essere una sorta di piano strategico da affrontare con un consorzio, per esempio, di associazioni, imprese che condividono un ideale, che condividono un modello di sviluppo, che poi può diventare uno strumento per il territorio, anche per la classe politica, per gli amministratori pubblici. Ambiente e gestione delle risorse naturali, il progresso tecnologico. Prima abbiamo visto un documentario e come questo documentario può diventare uno strumento utile per raccontare. Io non ho molto materiale sui Messapi, quando sentivo i Messapi li ho sempre considerati un po' come i Fenici, dei popoli di cui noi non abbiamo effettivamente le tracce, che non si vedono, ma che ci sono state e di cui oggi possiamo ricostruire tracce invisibili dove normalmente non si vede niente. Dobbiamo guardare con occhi che vedono, come diceva anche prima, nuovi occhi, come diceva prima Proust. Ecco, questo è un esempio di come attraverso questo tipo di attività l'operatore locale, lo stakeholder, può diventare protagonista di un determinato tipo di processo. Fondamentalmente la capacità di fare sistema, di non lavorare da solo, di trovare partner che abbiano le stesse motivazioni, gli stessi ideali, le stesse visioni, crescere insieme attraverso o un percorso induttivo, perché già hanno le risorse al proprio interno, le conoscenze, le capacità, o deduttivo, perché creo l'occasione di sviluppare la formazione. Per esempio questo seminario, questo tipo di progetti può creare anche una mano, può dare una mano per sviluppare riflessioni, idee, eccetera, eccetera. E attraverso questo arrivare poi a un piano, a un'organizzazione del progetto che poi porti, come abbiamo visto stamattina, dal senso dell'itinerario al progetto, alla gestione e infine alla comunicazione. Cioè questi sono i passaggi base per arrivare a un processo condiviso. Per quanto riguarda le applicazioni specifiche per ogni determinato tipo di attività, andiamo tra poco sul discorso dei disciplinari, che è una riflessione che va proprio sul tipo di attività. Ora non so tra di voi quante persone sono qui presenti che svolgono attività di recettività, di ristorazione, di servizio o altro. Io penso che più che altro siamo sull'ambito della gestione attraverso associazionismo di attività territoriale, quindi siamo su un discorso più di regia. Comunque lo faremo lo stesso, anche perché questi sono strumenti che vi voglio mettere a disposizione nella vostra attività quando voi vi rapporterete col territorio, quindi questo è quanto posso darvi io come contributo. Io non so se sono andato oltre, no, ci siamo come tempi. Faccio un'ultima carrellata attraverso delle slide su concetti generali e poi andiamo sul disciplinare, giusto per avere altri elementi di riflessione. Ritorniamo un attimo sull'accoglienza. Abbiamo detto anche stamattina, come prodotto turistico dobbiamo considerare tutto ciò che contribuisce a una migliore permanenza in un luogo di turisti e visitatori. Allora, da questo punto di vista, l'accoglienza può essere alloggi e ospitalità, catering e food, ristorazione quindi, gestione di infrastrutture, gestione di patrimonio culturale e paesaggistico, organizzazione di viaggi tramite tour operator, tour organizer, bus operator, PCO, intermediazione dei servizi turistici, agenzie, eccetera, servizi di supporto, trasporto di persone, assistenza guida, altro. Come vedete è una miriade di servizi che possono essere più o meno dettagliati.
Molto interessante, io trovo, e lì ritengo che la normativa, specialmente quella italiana, sia un po' indietro, sono le figure miste. Per esempio, sono sempre più sviluppate delle associazioni a cui si aderisce, che ti consentono di avere assistenza nella visita di una regione con tanto di auto. Una guida con l'auto che ti porta in giro in una regione per 2 o 3 persone. Si va sempre di più verso l'individuale. In alternativa ci sono tutta una serie di sistemi con i navigatori GPS che ti consentono di avere lo stesso servizio attraverso una macchina, uno strumento. Quindi tu compri il pacchetto, arrivi in aeroporto e ti consegnano la macchina a noleggio con tanto di busta, con dentro il navigatore e tutte le istruzioni, i voucher per andare negli alberghi, dove dormire, dove mangiare, eccetera. Però di sicuro questi sono gli elementi base, cioè per catalogare i servizi che si devono dare in termini di accoglienza. Come vedete, io inserisco in questa lista, in genere per accoglienza si intende l'informazione turistica e basta, non è solo quello, perché l'accoglienza viene data, come dicevamo prima, dall'albergatore quando tu arrivi la sera, per esempio, la prima persona che incontri l'albergatore è lui che ti dà l'accoglienza al territorio. Non è un caso che spesso gli alberghi che offrono il cocktail quando si arriva dicano questo te lo offre il territorio, non dicono questo è offerto alla nostra azienda, perché vuol dire che c'è stato un lavoro sul territorio di coinvolgimento degli operatori nell'offerta del territorio stesso. Ovviamente tutti gli altri bene o male li conosciamo, quindi non sto qua a fermarmi sulle singole voci. Di sicuro prodotto turistico è l'organizzazione del tempo libero e dei patrimoni di un territorio, la promozione e commercializzazione dell'insieme. Quindi sono concetti abbastanza semplici questi. Ma proviamo a differenziare che cos'è il prodotto turistico, per esempio, per l'utenza, cioè per chi viaggia. In genere, mettetevi per un attimo nei panni del turista e immaginate per voi che cos'è accoglienza, cosa vi immaginate come accoglienza di un territorio. Attrattori, servizi, accesso, informazione e altro, molto lapidamente. Per la produzione, per chi produce invece il prodotto turistico, dipende dalla percezione di domanda, di mercato, di organizzazione. Di sicuro è la combinazione di elementi offerti da aziende. Si dà per scontato tutto questo. Ovviamente nell'accoglienza dobbiamo inserire pure il territorio, quindi cosa offre il territorio, come abbiamo visto prima. Gli operatori presidiano solo una parte del prodotto turistico. Le esigenze sono fondamentalmente due. O conformarsi, innanzitutto conformarsi alla domanda, cioè seguire le richieste della domanda. Se la domanda ormai non è più abituata al pranzo, è inutile che noi continuiamo a offrire il pranzo completo e la cena completa, dall'antipasto fino al dolce, perché non c'è più questa esigenza. A livello internazionale ormai il pranzo è un toast, un snack, una cosa veloce. Quindi anche durante, a maggior ragione durante il viaggio e soprattutto con la ricchezza che abbiamo noi in termini di dieta mediterranea, perché magari un gelato o uno spuntino al volo, il famoso street food, eccetera, eccetera, viene più apprezzato, o un piatto di frutta, viene più apprezzato di un pranzo completo che poi sarà seguito da una cena completa. L'altra esigenza è quella di differenziarsi dalla concorrenza, e qui non è molto facile, soprattutto se si prendono sempre gli altri come modello, se non si guarda a se stessi e quello che offre il proprio territorio. Le moderne tendenze del turismo cosa ci dicono? Che bisogna unificare le due visioni attraverso formule di offerta, sistemi di offerta in grado di prendere il meglio delle due. Vedi l'esempio dei sistemi turistici locali, dei distretti turistici, delle unioni di prodotto. Le unioni di prodotto spesso sono gestite a livello pubblico da regioni, province, eccetera, ma possono essere anche spontanee. Ve lo dico perché questo può diventare uno strumento operativo, per esempio, per un'iniziativa attiva un nuovo itinerario culturale. L'unione di prodotto vuol dire che l'itinerario non è sostenuto, caldeggiato, valorizzato esclusivamente da enti pubblici, ma può essere pure valorizzato dai privati che trovano un interesse a lanciare questo tipo di attività. Faccio un esempio pratico, l'itinerario della cioccolata che sta candidando le proprie iniziative è gestito da una novantina di aziende produttori artigianali di cioccolato in tutta Italia che si sono messi insieme, si sono consorziate con altre realtà del Belgio, della Spagna, della Francia, dell'Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista può essere anche una chiave di lettura organizzativa di un gruppo di gestione di un itinerario. L'unione di prodotto
la butto lì, via di Gerusalemme per esempio. Questo perché? Perché il rischio spesso è di avere, e posso fare nome e cognome, un itinerario italiano che ha avuto una bella parabola di crescita che però è scomparso, o meglio, si è arenato e non riesce a uscire fuori da queste sabbie mobili, è la via Carolingia, che pure avrebbe un senso e avrebbe una motivazione forte. Lanciato dal Ministero, ha avuto un'evoluzione notevole con l'aiuto del Ministero, sono stati coinvolti molte realtà italiane e straniere, dopo il riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa però è cominciata una parabola discendente perché che il Ministero non può gestire un itinerario e le amministrazioni locali non erano evidentemente sufficientemente motivate, per cui non sono state più coinvolte, non hanno coinvolto i privati e pian piano il meccanismo si è sgonfiato. Allora, non è che non era buona l'idea dell'itinerario carolingio. Carlo Magno è uno dei pochi personaggi europei che ci abbiamo. E tra parentesi, i sindaci delle città del nord Europa, a cominciare da Aquisgrana, la mitica Aquisgrana, stanno lavorando per riprendere l'itinerario. Ma cos'è mancato? L'elemento, secondo me, a parte le amministrazioni locali, che però ci può anche stare, non è detto che le amministrazioni locali siano sempre dotate di questa motivazione, soprattutto degli operatori privati, che non sono stati coinvolti nel progetto sin dall'inizio, che non l'hanno vissuto come un progetto proprio, che non hanno collaborato nel momento in cui bisognava ragionare in termini di prodotto, per cui poi potevano fare da stimolo nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche. Quindi partire dal privato per un itinerario può essere uno strumento molto interessante, cioè fare praticamente al contrario, con un approccio corretto, bottom up, perché a quel punto, essendo le imprese coinvolte, in varia formula o per un discorso proprio azienda per azienda, discorso territoriale, o tramite dei gruppi di aggregazione, le camere di commercio, piuttosto che il consorzio, piuttosto che, non lo so, il sistema turistico locale, eccetera, eccetera. Quindi questo ve lo lancio come suggestione operativa. Abbiamo alcuni esempi interessanti, Unione di Prodotti in Regione Emilia-Romagna. Emilia-Romagna lavora da anni attraverso Unione di Prodotti, per esempio in campo turistico, Costa, Appennino e Verde, Città d'Arte, Cultura e Affari, Terme, Salute e Benessere. Come vedete sono delle aggregazioni tematiche in cui a livello regionale hanno fatto convergere le aziende che sono operanti in quel determinato territorio. Continuando sull'analisi dell'accoglienza, abbiamo detto attrattori, servizi, accesso, informazione e altro, e qui vediamo il coefficiente di notorietà di prima come diventa elemento fondamentale, cioè per fare corrispondere questi attrattori, servizi, accesso e informazione con queste voci che abbiamo visto prima del coefficiente di notorietà. Tenendo conto che la qualità viene definita in tre modi, qualità implicita, qualità esplicita, qualità attraente. L'indice di soddisfazione è maggiore man mano ci innalziamo lungo questa retta. Qualità implicita, io vado in albergo, mi aspetto di trovare il cuscino, i materassi, le lenzuola, eccetera. Se non le trovo, mi lamento, perché fanno parte del servizio. Qualità esplicita, voglio un'altra coperta, sento freddo. Voglio qualcosa che non era in camera, che comunque ciò non mi è sufficiente. Chiedo l'aggiunta di questo bene, questo servizio, se non lo ottengo, insoddisfazione. La qualità attraente è la qualità che si ha quando io non so di desiderare qualche cosa e mi viene data lo stesso, allora a quel punto capisco che ne avevo bisogno. Il famoso sorriso di prima, per esempio. Non è detto che io andando in albergo mi debbano sorridere, però quando io vado alla reception e mi accolgono con un muso lungo e non mi danno le dovute accoglienze, non dico che ci rimango male, ma senza dubbio non sono ben disposto. Tenete presente che la qualità totale non esiste, cioè è impossibile azzeccare tutti i passaggi della qualità, c'è sempre qualcosa che non va. Se non sono ben disposto, qualsiasi occasione per lamentarmi è buona. Immaginate questo problema rispetto a un'attività di tipo, come dire, meno professionale, un agriturismo, un B&B, in cui il gestore non è un operatore professionale, in cui qualche errore lo farà. Se però manca di mettere a proprio agio l'utente di quella determinata struttura, ovviamente saranno tutti dolori poi dopo. Quindi da questo punto di vista è fondamentale sviluppare la capacità di dare qualità attraente in tutti i servizi che offre un territorio. C'è
cercando sempre di mettere a disposizione l'intero servizio e le attività connesse a questo servizio, anche quando non mi sono esplicitamente richieste. Non dico che bisogna dare sempre cose oltre quelle che è sufficiente dare, però io ho parecchi amici che gestiscono dei B&B che hanno l'abitudine la mattina di portare un cesto di frutta a colazione. Non è obbligatorio, però le persone lo vivono come un particolare segno di accoglienza, di stima. Si sentono parte di una famiglia, è quello che farei io per quando sono... Come? È un valore aggiunto, che però la gente non si aspetta. Oppure il regalino, il dolce particolare, questo è un dolce locale, oggi è la festa, dice questa tradizione, ti offro questo dolce. Non è una cosa prevista e magari ci rimetteremo qualcosina, però è niente rispetto alla soddisfazione che diamo alla persona che si sente parte. Il classico esempio è offrire il caffè al ristorante, no? Non è scritto da nessuna parte che tu mi debba offrire il caffè. Se però lo offri, io ci sono contento. Alla fine cosa ci rimettiamo? Un caffè all'operatore quanto può costare su un pranzo? Sono piccoli gesti che però ti danno l'idea di questo tipo di accoglienza. Quindi rispondere alle domande mai formulate, ma che ogni ospite di un territorio si pone anche inconsciamente, maggiori informazioni, maggiori dettagli su quello che può fare, sulle opportunità. Me mi hanno ringraziato una volta perché gli ho detto che c'era uno spettacolo teatrale in quelle sere, che loro erano ospiti in una struttura, molto bello. Nessuno mi aveva chiesto di dare questa informazione, né io avevo un ritorno mio, non è che stavo vendendo dei biglietti. L'ho data come informazione che avrei dato a un amico. Loro sono andati, questo gruppo di persone sono andate, sono trovati bene, mi hanno ringraziato perché non avrebbero mai immaginato di andare a vedere questo spettacolo che è stato bellissimo, quindi per loro è stato, dice, già solo questo meritava la vacanza. Ecco, lì per esempio abbiamo un classico caso di qualità attraente. Ma l'accoglienza può diventare anche un sistema comunicativo integrato per il territorio, per le strutture per la fruizione, centri visita, musei, sentieri, segnali, per strumenti e programmi di fruizione, guide, video, materiali illustrativi e per il personale addetto. Gli obiettivi sono, uno, dare il benvenuto. Spesso noi non diamo il benvenuto. Lasciamo cadere il mito che al sud siamo accoglienti, calorosi. Verificate questo entrando in un negozio e vedete quanta gente vi saluta quando entrate in un negozio. Fateci caso, noi spesso non ci facciamo caso perché ci siamo abituati, ma il turista ci fa caso. Orientare, dare indicazioni su quello che avviene intorno, sulle località da visitare, eccetera. Garantire un flusso corretto, questi sono tutti elementi collaterali con la fruizione, quindi con le strutture per la fruizione e con gli strumenti e programmi di fruizione. Un classico, il Deplan in cui non c'è la mappa, è un classico esempio di mancanza di accoglienza. Ogni Deplan che parla di prodotti turistici deve dare la mappa e dire come arrivarci. Noi oggi assistiamo anche a situazioni in cui ti danno inviti per un evento e non ci mettono la data, mi è capitato, si sono dimenticati di mettere la data in cui si svolge quell'evento. Però normalmente andrebbe la data, ma andrebbe anche messo un sistema per localizzare, per orientare e di conseguenza per garantire un flusso corretto e soprattutto quello che dicevamo stamattina, offrire buone esperienze, offrire buoni servizi. Questa fa parte anche questo dell'accoglienza come sistema integrato del territorio. Buone esperienze, quindi chi visita un luogo lo fa per avere esperienze piacevoli e speciali, per cogliere vita, unicità e essenza di quel luogo, secondo alcune definizioni del Genius Loci. Una buona esperienza ha il valore di rendere concreti e tangibili i concetti, calandoli dal piano astratto e puramente teorico e intellettuale al piano della realtà concreta, fisica, percepibile e comprensibile a tutti. Quindi stiamo andando su un piano di pedagogia da parte del sistema accoglienza tradizionale. Quindi qui entra in gioco l'interpretazione di cui parlavamo questa mattina. Un'esperienza banale diventa una buona esperienza quando è in grado di coinvolgere totalmente il visitatore, sensazioni fisiche, informazioni per capire, spiegare, socializzare. Anche portare la gente a fare un bagno è una bella esperienza se quel bagno viene inserito, il discorso del mare di prima, in un contesto più ampio. Se io faccio viaggi culturali e spiego che sto facendo il bagno dove lo facevano
popolazioni antiche, dove c'è stato un evento particolare, eccetera, allora a quel punto quel bagno ha un valore differente, non è semplicemente un bagno, andiamo a fare il bagno, noi forse perché ci siamo abituati non ci facciamo caso, ma io ho potuto verificare direttamente che spesso per certe persone proporre un'esperienza del genere è un'esperienza unica, oppure un'altra cosa interessante è fare i bagni in posti particolari, immagino per esempio le località costiere che ci sono qui, andare a Santa Cesarea eccetera, in cui c'è il termale, ci sono altre esperienze particolari. Una buona esperienza dà messaggi chiari che aiutano a comprendere, intuire e vivere meglio l'esperienza. Quindi lo storytelling di stamattina che serve a correlare immagini a messaggi. Occorre usare un elemento organizzatore dell'esperienza, possono essere storie, miti, favole, leggende, oppure numeri, rime, ritornelli, simboli, modelli mentali che ci aiutano a raccontare quel determinato tipo di esperienza, determinato tipo di prodotto. Quindi buone esperienze sono fondate su coinvolgimenti di luoghi e persone. Collegare strettamente i territori alle persone non è un errore. La zia Maria che fa le friselle in un modo particolare è un'esperienza. Andare dallo zio Giovanni che fa l'olio in un modo particolare può diventare un'esperienza. Se lo zio Giovanni mentre fa l'olio gli racconta storie di vita, mondo rurale di cui si parlava prima, fondamentale questo tipo di approccio. I primi prodotti applicativi sono realizzazioni che facilitano il processo di organizzazione, aggregazione e immersione del sistema che il territorio intende comunicare all'ospite. In questa maniera si dà sempre l'idea che il territorio è un sistema in cui io, facilitatore, ti aiuto a incontrare la persona che fa un determinato lavoro, che è coinvolta in un determinato settore, eccetera, eccetera, e tante persone coinvolte fanno un sistema. Occorre individuare i nodi più sensibili, territori e contesti. Andare a individuare sul territorio le parti, le esperienze più interessanti da poter inserire modularmente all'interno di un prodotto territoriale. Quindi poter anche rendere flessibile questo prodotto è importante. Esempi di realizzazione sono sistema della tabellazione cartellonistica, segnaletica, totem, centri benvenuto orientamento, centri visita. In alcuni casi i centri visita si fanno con una facilità incredibile, il circolo sociale locale dove ci sono delle aggregazioni particolari, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, il coinvolgimento della scuola in alcuni casi, è molto interessante, o la parrocchia come è successo in Inghilterra, tutto questo diventa elemento per il territorio. Dotazioni essenziali, qui ritorniamo alla piramide di Maslow, servizi igienici, parcheggio, ombra, acqua potabile, sempre le stesse cose. Requisito fondante, l'accessibilità, intesa come integrazione tra gestione, accoglienza, informazione, comunicazione, educazione e formazione. Rendere accessibile un luogo, nella nostra terminologia contemporanea, ha a che fare con i portatori di handicap, ma non è solo quello. Oggi tutti hanno bisogno di un'accessibilità maggiore, perché spesso noi abbiamo dei patrimoni che non sono accessibili a tutti e di conseguenza non sono compresi. Quindi sviluppare questi sistemi tra gestione, accoglienza, informazione e comunicazione e educazione è fondamentale per avere un sistema che effettivamente funziona e dà risultati. Anche qui uno schema generale, una progettazione accessibile, ovvero percorsi facili, parcheggio struttura, non mettere il parcheggio a chilometri di distanza dal luogo che si vuole visitare, ingressi per diversamente abili, segnaletica chiara e dettagliata, libertà di movimento all'interno, i percorsi obbligati si fanno solo in caso di necessità, mai mettere percorsi obbligati se non è proprio strettamente indispensabile, servizi igienici attrezzati efficienti, fruizione di attrezzature presenti, mai lasciare attrezzature che non si possono utilizzare, mostre interattive e attività didattiche, soprattutto gli adulti gradiscono queste cose, cioè sono fatte per i più piccoli, ma in effetti sono gli adulti, è il discorso dell'archeotrekking che l'abbiamo inventato per i ragazzi delle scuole, ma poi in effetti sono i grandi che chiedono questo tipo di approccio. Poi qua andiamo sullo storytelling, e stamattina abbiamo raccontato abbastanza, quindi non sto a perdere altro tempo. Io a questo punto farei una pausa, dopodiché andiamo sulla parte pratica. Bene. A analizzare dei modelli e a valutare insieme un potenziale disciplinare di qualità di un itinerario culturale molto generico. Innanzitutto qua avevo messo a disposizione dei Deplian di un esempio di itinerario culturale, questo
sull'Islam in Sicilia, uno come per altri, ne potevo portare altri, non so se l'avete visto tutti, giusto per dare un'occhiata a chi manca, così ragioniamo sulle... No, io l'ho preso. Tu ce l'hai? Allora, tu ce l'hai? Sì, no? Allora, come vedete, questa è l'impostazione di cui abbiamo parlato questa mattina, di un itinerario culturale in cui troviamo una bella mappa con una serie di località, con una serie di monumenti segnalati per città, è fatto bene, con tutta una serie di destinazioni che teoricamente da un punto di vista delle analisi storiche, geografiche, eccetera, possono far parte di questo percorso. È un percorso particolare perché l'Islam in Sicilia è stato in gran parte cancellato, quindi parliamo più che altro di elementi toponomastici o di piccoli esempi monumentali. Faccio un esempio: Palermo aveva 6 grandi ville in cui c'erano animali allo stato brado, 6 Alhambra, facciamo l'esempio, e più di 90 minareti, ne rimane neanche uno. E rimane invece la cattedrale di Palermo, che è l'unica cattedrale cristiana al mondo in cui all'esterno sulle colonne c'è scritto Al-Akbar, Dio è grande, proprio per dimostrare che era l'antica, la più grande moschea di Palermo, che fu trasformata in chiesa cristiana. Questo lavoro è stato finanziato con un progetto della regione. L'obiettivo era presentare il patrimonio arabo in Sicilia, che è sempre stato un patrimonio tra virgolette ignorato, ma che viene sempre più richiesto. Due tavole dedicate all'enogastronomia, in particolare alla biodiversità, perché è grazie agli arabi se noi abbiamo oggi tutta una serie di prodotti che pensiamo mediterranei, e soprattutto sulla cucina, perché in parecchie cucine meridionali la cucina araba ha influito sui piatti di oggi, e quindi un elemento. Come vedete, qua non troviamo né servizi turistici né notizie su come fare le visite, eccetera. C'è un'informazione culturale, scientifica, chiamiamola così, generale. Ecco, questo è un modello di itinerario che però non risponde ai requisiti che abbiamo detto prima, che non dà la possibilità di fruire veramente, quindi il visitatore è costretto a costruire su questo il suo prodotto turistico, quindi un fai da te, se vogliamo. Questo per metterci su un altro piano per quanto riguarda itinerari che invece vogliono fornire servizi completi. Cioè, vi ho portato proprio questo perché ha questa mancanza, che per quello che mi riguarda è una mancanza tecnica. Cioè, questo va benissimo per la divulgazione, non va assolutamente bene per la fruizione. Cioè, se un operatore turistico ha in mano questo, per lui è come avere in mano carta straccia. Quello di cui lui ha bisogno è sapere come si fa a visitare questi monumenti, gli orari, quanto costa i biglietti d'ingresso, e successivamente, integralmente, integrando con questo, operatori che forniscono servizi su questo, quindi ricettività, ristorazione, servizi, eccetera. Come si mettono insieme questi operatori? Ci sono vari metodi. Al-Andalus, che è gestito dalla Regione Andalusia attraverso i corrispondenti dei nostri assessorati Turismo e Cultura, mette la lista degli alberghi. Ristoranti non se ne occupa nello specifico, se non per dei progetti. Per esempio, hanno fatto un progetto sulla cucina andalusa ed era un circuito gastronomico che è durato un paio di mesi, in cui suggerivano dei ristoranti che facevano cucina andalusa di un certo tipo, spiegando le peculiarità di ogni ristorante. Come alberghi mettono tutti i ristoranti, perché essendo ente pubblico non possono fare una selezione, quindi non possono permettersi di dire vai a dormire in questo albergo anziché in quest'altro, in questo B&B, e si sono fermate alle strutture ufficiali, quelle alberghiere, al massimo quelle rurali. La legislazione spagnola è diversa da quella nostra, per esempio l'agriturismo è tipicamente italiano come concetto, nel resto dell'Europa insomma viene gestito in maniera turistica, non in maniera agricola. Hanno fatto come unico strappo alla regola degli accordi con degli operatori per i pacchetti, in particolare due grossi operatori, uno è TUI Spagna, TUI è il più grande operatore tedesco internazionale che ha delle ramificazioni nei vari paesi, TUI Spagna lavora anche sugli itinerari, ma è l'unica TUI Spagna, TUI Italia, TUI Francia, eccetera, non lo fanno. E poi Corte Inglese, che è una rete di agenzie di viaggio molto grande in Spagna, che vende prodotti, ma inserito all'Andalus tra le destinazioni, quindi mette magari dei cataloghi, eccetera, eccetera. A parte queste due
eccezioni, per il resto loro danno le informazioni che trovate in qualsiasi sito di informazione turistica ufficiale. Volendo ragionare in termini di certificazione, di garanzia di un prodotto, cioè i ragionamenti che abbiamo fatto finora, l'itinerario diventa uno strumento di garanzia per l'utente finale, che a questo punto è un appassionato dell'itinerario, è un amico dell'itinerario. Quando noi abbiamo degli amici che ci chiedono di venire dalle nostre parti, noi che facciamo? Gli suggeriamo gli alberghi che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo, quello dove andremmo noi, la struttura particolare che magari non è un albergo ma in cui si fanno delle esperienze anche durante il momento del relax particolari, che ti offre delle condizioni particolari, tenendo conto delle esigenze dell'amico. Cioè, se l'amico ha esigenze di prezzo basso perché è studente, non ha molte risorse, eccetera, lo indirizziamo magari su un B&B o su un agriturismo, se invece è una persona con famiglia lo indirizziamo su un altro tipo di struttura e così via. Nel nostro caso l'itinerario deve fornire tutta una serie di target, cioè noi non possiamo dare solo un target, facciamo l'indagine sui target, per esempio gli amici dell'itinerario dei cimiteri sanno che loro non possono andare a cercare clienti potenziali nel turismo leisure o nel turismo balneare, perché chi va a visitare i cimiteri sono delle persone che hanno una visione ben precisa e che amano andare a visitare quel tipo di monumenti, ville, giardini, paesaggi, cimiteri, in genere questa è la famiglia di visita. Tra l'altro è un filone molto interessante, io ho visitato dei cimiteri e non perché mi è stato toccato, alcuni cimiteri monumentali, ne cito uno per tutto, quelli di Pisa, è fantastico. Se si vuole vedere l'architettura di un certo periodo, bisogna andare nei cimiteri, e ci sono delle località che hanno dei cimiteri monumentali storici bellissimi, sconosciuti perché magari non sono così in città importanti e quindi non sono conosciuti dalla massa. Nel caso nostro invece andiamo a ragionare su diversi segmenti, su diversi target di clientela, perché può venire la scuola che ha delle esigenze di un certo tipo, può venire la famiglia, può venire individuale, e all'interno di queste categorie abbiamo diverse richieste, dal 5 stelle fino al B&B eccetera eccetera. Quindi il ragionamento che noi facciamo non è tanto sul tipo di struttura, noi proponiamo viaggi per tutti. Allora adattiamo semmai le richieste che ci vengono dai tour operator piuttosto che dal mercato in generale, da quello che noi riteniamo possa essere un segmento interessato a quel tipo di turismo, individuando delle strutture che fanno però con noi un accordo basato sulla qualità. Come dicevo stamattina, non solo dare un'informazione garantita, ma anche consentire alle strutture di autoselezionarsi e cercare di migliorare se stesse, quindi di lavorare sulla qualità. Per ottenere questo noi non possiamo certificare niente, nelle guide, negli alberghi, ovviamente non è compito nostro, però possiamo senza dubbio scegliere tra le strutture di un territorio quelle che ci danno a rispondere di più ai nostri requisiti standard, requisiti che si possono concordare, come abbiamo visto nel caso di Ponte Latone, ma che comunque alla base hanno una partenza unica per tutti. Ora, analizziamo brevemente quali potrebbero essere questi requisiti. I modelli di riferimento in questi casi sono, per esempio, le strade del vino, dell'olio, eccetera, che hanno sviluppato nel tempo parecchie di queste attività. Io, occupandomi di turismo rurale come mia specializzazione iniziale, mi sono occupato spesso di queste cose e abbiamo identificato presso l'azienda Romana Mercati, con cui abbiamo fatto anche delle pubblicazioni, quali sono i requisiti per una strada del vino, per una strada dell'olio, oppure per i servizi legati a queste strade. Nel nostro caso dobbiamo ragionare anche su un'altra cosa, sulla capacità della struttura di offrire quelli che abbiamo visto elementi della qualità esplicita o implicita, che spesso però vengono dimenticate. Le cose che ho detto nell'ultima slide, il parcheggio vicino alla struttura sembra una cosa scontata, ma in effetti non lo è. Quindi noi in un disciplinare di questo tipo preferiamo metterlo proprio per valutare se queste cose sono rispettate o meno. Perché? Perché poi alla fine la gente non è che vuole l'albergo straordinario, vuole un albergo che dia i requisiti essenziali. Se poi a questo aggiungiamo un minimo delle cose che noi ci aspettiamo come qualità attraente, meglio ancora. Ora analizzeremo insieme la base del nostro disciplinare e in base a questo, sia per le attività ristorative che per quelle ricettive, in base a queste valutiamo insieme se va aggiunto qualche cosa in un ipotetico disciplinare che riguarda questo territorio, oppure se già questo disciplinare è sufficiente per quello che serve a noi.
Questo ci consente tra l'altro di guardare agli elementi fondamentali. Qui c'è tutta una parte di premessa. Allora, io però dovrei allargare. No, era già largo. Allora posso mettere però più grande, altrimenti non si vedrà. Allora, partiamo dal disciplinare per la ristorazione. Punto 1. Originalità dei prodotti. Il ristoratore deve proporre in gran parte prodotti del territorio in cui si trova. Ciò potrà essere rafforzato proponendo liste ad hoc dei prodotti più rappresentativi del territorio, come per esempio oltre alla lista dei vini presente dappertutto. Se vi è tale produzione, sarà opportuno proporre una lista degli oli locali proposti, ovvero presentazione del pane, del luogo, dei formaggi e tutti gli altri prodotti considerati identitari del luogo. Su questo siamo d'accordo, immagino. Ecco, la lista degli oli, paradossalmente, noi lo troviamo più in località che hanno una scarsa produzione di olio che in quelli che ne hanno tanta. E soprattutto si ha meno cioè forse si ha anche più voglia di farli conoscere e meno paura di fare male a qualcuno, perché poi a un certo punto devi fare pure una selezione di qualità. Sì, ma bisogna vedere queste sono le coltivare autoctone, cioè anche questa cosa, no? Quindi... è una forma di sì. C'è chi aderisce. Esatto. Che tra parentesi, stampare per conto di un circuito di ristorazione una ventina di menù, lista degli oli uguali per tutti, non costa niente. Originalità delle ricette. La cucina può essere creativa o tradizionale, in ogni caso deve tener conto della tradizione locale. Si potranno proporre anche menù a tema, se possibile, con breve descrizione dei piatti e dei prodotti usati. Questa è una descrizione per noi normale, per alcuni è straordinaria. Stagionalità dei prodotti. I piatti devono essere il più possibile a base di prodotti stagionali e freschi. Ogni ristorante dovrebbe cambiare il proprio menù più volte in una stagione. Già lì andiamo a toccare cose che normalmente non si fanno. Di solito dura un anno il menù del ristorante. Il ristorante, a prescindere a quale fascia di prezzo appartenga, deve mantenere le promesse formulate esplicitamente o implicitamente dal suo menù, della sua reputazione, della sua categoria e tipologia. Qualunque sia il suo livello, il ristorante deve offrire piatti di valore gastronomico, siano essi creativi o tradizionali, realizzati con ingredienti costosi o economici. All'apparenza sono norme talmente scontate, ma vi garantisco che sono assolutamente importanti. Il menù deve avere una sua personalità, capace di identificare il ristorante contestualizzato nel territorio, sia nell'intestazione del locale che nell'arredamento e nella gestione. Si dovrà rispettare l'identità culturale locale e le sue vocazioni. Poi alcune norme, alcuni articoli che sono particolarmente essenziali. Rapporto qualità, quantità, prezzo equilibrato. Spesso i locali danno troppa quantità a svantaggio della qualità, perché c'è la mentalità che se riempi il piatto la gente è più contenta, se però non mangi bene non è contenta lo stesso. Quindi... E poi soprattutto il prezzo, proprio con la crisi economica eccetera, questo ha avuto un valore sempre maggiore. Portiamo su questi articoli. Cortesia del personale e pulizia del locale. Lo mettiamo come regola, perché appena qualcuno ci segnala che c'è stata una carenza in questo senso, noi siamo intenzionati a farlo pesare, perché non si può prescindere da questo. Genuinità nella preparazione e nella proposta, sia nella fase della preparazione che in quella della proposta al pubblico, evitare gesti e azioni che possono infeciare il buon nome del luogo. Dunque scegliere sempre materie prime di ottima qualità e freschezza, evitare cibi precotti, dare sempre pane fresco, buon olio identificabile e così via, fino a frutta fresca in perfette condizioni e preferibilmente del posto. I piatti normalmente preparati al momento lo devono essere effettivamente. Evitare inoltre salse industriali, additivi e semi lavorati. Anche qui vi posso lasciare immaginare quanto ci sia da fare. Pietanza a puntino. I piatti devono essere serviti alla giusta temperatura, caldi o freddi a seconda della ricetta, mai riscaldati nel forno a microonde. Questa è una rivoluzione, perché ormai il microonde è diventato la via principale. Purtroppo dobbiamo pretendere questo. Cioè, se ragioniamo in termini di circuiti di ristorazione, cioè mentre per l'ospitalità è un servizio, se vogliamo, anche pubblico, tra virgolette, che, di cui teniamo conto, di ristorante, ringraziando a Dio, ce n'è di più.
Quindi la selezione deve essere, se noi dobbiamo garantire un certo tipo di qualità, dobbiamo fare una selezione ancora più forte. Accessibilità a tutte le categorie di utenti, anzi maggiore attenzione per diversamente abili, diversamente giovani, diversamente religiosi e portatori sani di culture diverse. A tavola si abbattono le barriere, non ne sono mai state create. Questo, l'uso del diversamente qualcosa, l'abbiamo scelto proprio anche per smitizzare un poco certi concetti. Ovviamente il termine diversamente giovani sta a significare di avere pazienza con gli anziani, diversamente religiosi, tener conto delle esigenze religiose che sono sempre più presenti a casa nostra. Per esempio, noi stiamo molto attenti quando facciamo, organizziamo delle attività anche con visite eccetera, non solo dell'orientamento religioso, perché dobbiamo evitare assolutamente, se ci sono dei musulmani, e capita ormai in gruppi che provengono da qualsiasi parte del mondo, l'uso di carni di maiale, il vino a tavola, sono forme di scortesia per loro, non è un problema soltanto religioso, ma anche per esempio ormai ci sono un altissimo numero di celiaci, quindi per esempio nelle proposte di farinace, allergici a qualsiasi cosa, al latte, ai soliti alle frutti di mare eccetera eccetera, ma ora ci sono tutta una serie di allergie che sono molto molto peculiari, particolari, di cui bisogna tener conto, perché il rischio che poi alla fine, allergico al peperoncino, uno magari involontariamente nella preparazione c'è il peperoncino, non ci pensa, però la persona ne ha danni notevoli. Questo è il disciplinare base per la ristorazione. Aggiungereste qualcosa? Modifichereste qualcosa? Sono 10 articoli proprio essenziali. Secondo voi, torniamo un attimo indietro. C'è anche una parte creativa nella presentazione degli atti, non so se c'era scritto. C'era, si parlava di cucina creativa in generale. No, dunque, il ristorante, ecco qua. Vedi, siano essi creativi o tradizionali. Beh, la presentazione, dico, cioè sì, l'estetica della cucina. Non è un obbligo, non può essere un obbligo. No, però, perché per esempio, quelle che... Però attenzione, a noi quello che interessa non è tanto l'estetica del piatto quanto il contenuto. Cioè ci interessa di più che la cucina rispetti le ricette tradizionali e le stagionalità, per esempio. Cioè i primi tre punti, originalità dei prodotti, delle ricette e stagionalità, sono gli elementi base. Ti posso dire che sia un'eccezione, perché per esempio un problema delle località turistiche è che quasi la metà dei ristoranti usano salse cinesi, per esempio, avendo noi in Italia una grandissima promozione di pomodori eccetera eccetera, perché i prezzi sono di una competitività impressionante. È stupido, io ritengo, perché tutto sommato il risparmio alla fine rispetto alla qualità del prodotto che dai. Bravissimo. Ma non sono tutti che capiscono questa. No, però il cliente intelligente non ci ritorna se la qualità è bassa. Questo anche perché, per esempio, una cosa che pensavamo di mettere, vabbè, è implicita. Pensavamo di scrivere proprio esplicitamente vietato l'uso di salse, di prodotti, eccetera, eccetera, che vengono da oltre. Poi è stato deciso di non metterlo, perché sarebbe stato poi eccessivo, però ne parliamo. E lo diciamo a voce, perché ovviamente questi disciplinari vengono concordati con gli operatori, se ne discute, si dice, senti, stiamo parlando dei pomodori, eccetera, eccetera. Faccio un esempio classico, l'uso della pasta di mozzarella al posto della mozzarella sulla pizza. Ah, quello sì. Perché il 90% delle pizzerie non usa mozzarella. Ti posso garantire che il 90% delle pizzerie non usa mozzarella. Però si sente, cioè chi ama mangiare è abituato da una certa cucina. Io ad esempio vedo la differenza tra Brindisi quando mangio a Cisternino, che loro si spacciano per le pizzerie di carne cisternese. Se io vedo mangiare a Brindisi, non è
Non è che è il gusto, è il sapore, è totalmente diversa. Da noi si sa che la vanno a prendere in misura, si sa dove si va e si sa che cosa dai al cliente. Qua invece io quando vengo lo sento immediato. Come un mangiatore di pizza sente la differenza, ma anche il pizzaiolo vede la differenza. Il pizzaiolo lo sa benissimo. Anche noi, anche il cameriere, per esempio, quando tu prendi le pizze, io lavoro in una pizzeria, tu la vedi la differenza, perché la pizza con la mozzarella fresca ti dà un colore diverso sulla pizza, ma anche una morbidezza, anche a livello estetico, proprio bella. Con la mozzarella è smorta, come è smorta, è appiccicosa, fa la patina, sembra formaggio fuso. Una sì, sì, sì. Ecco, una cosa per esempio che in alcuni casi hanno chiesto di inserire, ne abbiamo parlato, una specie di obbligo a spiegare i piatti. Poi in alcuni casi, per esempio in questo base, l'abbiamo tolto perché comporta per l'operatore di dedicare una persona, perché una cosa è portare il piatto e andarsene, una cosa è fermarsi e spiegare. Allora, infatti nel discorso del menù viene menzionato, si può anche raccontare, dov'era? Al punto 2, si potranno proporre anche menù a tema, se possibile con breve descrizione dei piatti e dei prodotti usati, proprio per venire incontro alle esigenze dell'operatore, che non può stare lì a raccontare. Sono quelli che lo fanno perché ci hanno piacere di farlo. E aumenta, ovviamente, quello è il livello che fa la differenza. Se devo fare poi una gradatoria tra i ristoranti, perché quella a quel punto è un'attività educativa. Sì, sì. Anche dire due parole. Io in Albania recentemente ho trovato questa cosa qua. Mi si è fermato a spiegare quello che stavo facendo. Senza parlare poi del ristorante particolare, c'è un ristorante in Toscana che ha una prenotazione impressionante, caratteristica che loro descrivono i piatti con pezzi della Divina Commedia. Per cui recitano la Divina Commedia legata ai piatti ed hanno un successo incredibile, ovviamente è un successo di nicchia, perché non è che ci va la scuola normalmente, ci va il gruppo con particolare, anche perché loro se lo fanno pagare questo servizio in più. Ci sono altre osservazioni sulla ricettività? È chiaro il concetto, cioè sono concetti base, poi questi modelli se volete pure li possiamo socializzare, non è un problema. In ogni caso, tra l'altro questi noi li abbiamo fatti sulla base di altri modelli, Compagnia del Cibo Sincero, Slow Food, eccetera, eccetera, ne hanno elaborato di questi qua tantissimi, quindi il problema è soltanto di andare a vedere nel caso specifico quale adatteresse al vostro territorio e al gruppo di imprenditori che vi chiedono di applicarlo. Perché se voi avete degli operatori più sensibili potete andare ancora più a fondo, pretendere di più, il discorso si faceva prima. Ma se tu hai degli operatori di livello differente che hanno già delle difficoltà, eccetera, è meglio partire con un disciplinare, perché poi devono rispettarlo. Allora a questo punto creare dei paletti troppo stretti può diventare poi un problema. Passiamo all'ospitalità, che la ristorazione, bene o male, ci siamo. L'ospitalità... Qui, come vedete, abbiamo anticipato una voce che là era messa più indietro. La cortesia del personale e la pulizia dei locali. Specialmente in albergo, questo ha un ruolo, ne parlavo anche stamattina, della formazione del personale di ricevimento, del personale al piano, eccetera, eccetera. Punto 2, informazione corretta e esaustiva sul territorio. Questo è un problema. A livello di indagine provate a chiedere agli alberghi del vostro territorio informazione sul territorio, vi sanno dire poco, a cominciare dagli orari degli autobus per raggiungere località, eccetera. Le fanno la ricerca sul momento, ma spesso il personale non è preparato su queste cose. E questo è un punto forte, specialmente per l'itinerario. Perché gli alberghi, già i ristoranti, ma a maggior ragione gli alberghi, sono i primi divulgatori della visibilità dell'itinerario. Sono loro che lo devono sostenere, riconoscendolo, legittimandolo, spiegando che si va a visitare le cose dell'itinerario. Perché altrimenti qual è il valore aggiunto? La struttura di ospitalità deve proporre i prodotti del territorio in cui si trova, patrimonio culturale e naturale, prodotti agroalimentari, servizi di tutti i generi. Come vedete non c'è soltanto i monumenti oppure i luoghi di maggiore attrattività, ci sono anche i prodotti agroalimentari, proprio in questa logica di integrazione. Si redigerà una sorta di vademecum con i servizi del territorio da tenere nelle strutture, ovviamente creiamo gli strumenti
perché gli operatori possano lavorare, quindi è compito del gruppo di gestione in collegamento con l'amministrazione locale, con gli altri operatori, di redigere il testo di riferimento, dire guarda i monumenti sono questi, il tuo compito è studiarlo, consultarlo al momento opportuno. Nelle camere sarebbe opportuno far trovare informazioni dettagliate alla reception, il personale di contatto con il pubblico deve essere informato su tutto quello che offre il territorio o comunque deve poter dare adeguate informazioni provvedendo sul momento. Ammettiamo che tu non abbia l'informazione tutta a memoria, però sai dove mettere le mani perché hai il libricino, perché c'è il sito web, eccetera, eccetera, e dà le informazioni necessarie. Rapporto qualità-prezzo equilibrato. Equilibrato non vuol dire basso, equilibrato vuol dire proporzionato al tipo di struttura, perché se tutte le strutture vanno al ribasso è il suicidio, ricordatelo questo aspetto non secondario. La struttura, a prescindere a quale fascia di prezzo appartenga, deve mantenere le promesse formulate esplicitamente o implicitamente, dalla sua promozione, dalla sua reputazione, dalla sua categoria e tipologia. Questo è fondamentale. Stamattina parlavo della vicinanza dal mare, che è un classico trucchetto, oppure si usano termini nella dependenza, poi si scopre la dependenza è una struttura dove tenevano gli attrezzi da lavoro, è diventata camera e così via. La struttura ricettiva deve avere una sua personalità capace di identificarla e contestualizzarla nel territorio, anche questo è parecchio difficile, sia nell'intestazione del locale che nell'arredamento e nella sua gestione si dovrà rispettare l'identità culturale locale e le sue vocazioni. Non è facile, l'obiettivo di solito dell'operatore è di esprimere la sua creatività, le sue vocazioni naturali, allora tu vedi quello che mette magari, che so, tutto materiale che è appassionato di Ferrari, mette roba Ferrari dappertutto, che non c'entra niente col territorio, capitano, oppure roba degli anni 70 perché l'ha comprata una liquidazione e quindi può trovarla a basso prezzo. Ovviamente, oppure classi eclatanti, poi sono quelli in cui ti promozionano altre realtà, le fanno imitazioni, i nomi degli alberghi, poi non ne parliamo, ci sarebbe da fare un libro. Però in un itinerario queste cose sono importanti. Allora, sottolineare questi passaggi, sì, tu puoi fare quello che vuoi, se però vuoi aderire al circuito dell'itinerario devi avere quantomeno, devi contestualizzare, ma non è una cosa soltanto così di ben pensare, eccetera, eccetera, è un problema di senso, perché come abbiamo visto stamattina, io devo trovare il senso dell'itinerario in tutto quello che riguarda l'itinerario, che vuol dire non soltanto che io dormendo sul Cammino di Santiago c'ho la struttura rurale che non mi può mettere lì Hollywood, per esempio, il nome Hollywood, mi metterà qualcosa legato all'itinerario perché devo contestualizzarlo. Ma allo stesso tempo, nel caso di altri itinerari, dobbiamo trovare un sistema per cui si capisca che io sto dormendo lungo quell'itinerario, perché è valore aggiunto e serve a legittimare ancora una volta l'itinerario. La struttura, dunque, l'abbiamo detto. Punto 6, stagionalità dei servizi. Anche qui abbiamo il problema della stagionalità. I servizi di ospitalità sarà meglio adeguarli alle stagioni dell'anno, cercando di creare prodotti e proposte contestualizzate, avvalendosi del meccanismo di rete e della collaborazione di tutte le altre realtà aderenti all'iniziativa di qualità. Perché abbiamo messo questo punto? Perché spesso vediamo, specialmente almeno parlo per la rotta dei Fenici, delle strutture tipicamente estive che decidono di restare aperte tutto l'anno non adeguando i propri performance, per cui tu entri e muori di freddo perché non hanno il riscaldamento, non hanno i camini, non hanno niente perché è una struttura estiva, oppure anche a livello di acustica, di servizi in generale, non sono proporzionate al periodo dell'anno in cui aprono. Abbiamo il vantaggio di essere nel Mediterraneo, quindi non si tratta mai di temperature, però se io apro d'inverno devo dare servizi da inverno. Un classico caso è quello che spegne il riscaldamento di notte per risparmiare, lasciando nel gelo i clienti che poi l'indomani mattina svegliano indirizziti. Il momento peggiore è il risveglio, non è tanto addormentarsi. E punto 7, autenticità della proposta. I servizi di ospitalità proposti devono rispettare regole essenziali di accoglienza e identità, pertanto sia nell'arredamento che nel materiale necessario, sette lenzuola, tovagliato da bagno e altro, si terrà conto dell'entità del buon servizio, verificando che il materiale usato sia in buone condizioni, fornendo a colazione prodotti locali, meglio se freschi, e comunque considerando l'utente come un ospite a casa propria. A tal proposito, in particolare sulla colazione, io sono molto esigente. Sono diventato molto cattivo, è una deformazione professionale, quindi faccio il raggi X a tutto quello che... per esempio, anni fa mi hanno chiamato in una realtà ungalla, una realtà rurale, ad un convegno sulla valorizzazione dei prodotti, mi hanno ospitato in un albergo a qualche chilometro dalla sede di svolgimento
del convegno, a colazione mi ritrovo delle bustine con pane di segala polacco, fette biscottate tedesche e marmellata cecoslovacca. Per cui io ovviamente non ho fatto colazione all'albergo, ho messo tutto in tasca, sono andato al bar, ho preso il mio classico caffè con cornetto e sono andato al convegno. Quando è toccato a me fare l'intervento, dico: guarda, mi è stato chiesto di parlare di valorizzazione dei prodotti, vi racconto com'è andata stamattina. E allora leggo il primo pacchetto, made in Germany, poi a un certo punto, scusate, io non leggo il polacco, quindi non vi posso dire che cosa c'è scritto qua. Ecco, poi ho finito. Perché effettivamente più delle parole contano i fatti. Allora, gli albergatori che vivono in realtà, che hanno dei prodotti eccezionali, non possono assolutamente derogare da questi prodotti. Il mito del succo di arancia della ditta tedesca, che è conveniente perché mettete delle arance, ora laddove si producono ancora meglio, che si spremono sul momento con una bella spremiagrumi, così tu non consumi roba che non, cioè non sprechi roba che non consumi, ma non mi mettere assolutamente prodotti che non sono. Io adesso con l'Alitalia sono in difficoltà perché mi danno il succo di arancia Sterilgarda, per me siciliano è un po' un compromesso che non accetto, per cui almeno in italiano. E poi il paradosso che magari negli alberghi siciliani della zona di Catania, famosa per le arance, o in Calabria dove c'è tutta una produzione di agrumi, trovavi proprio questa, oppure addirittura il colorante per i cocktail allungato con l'acqua. Poi vai in tutti gli autogrill d'Italia e trovi le arance che si spremono sul momento, quindi non capivamo la necessità di questo. Ecco, qua nel Salento, per esempio, in ambito rurale, io devo dire, ho trovato sempre una qualità egregia. Nel senso, non solo prodotti locali, freschi, ma poi anche le cose particolari. Ricordo in un agriturismo una volta mi hanno dato a colazione dei fichi con le mandorle, che per me è una prelibatezza eccezionale, che naturalmente per gli stranieri che erano presenti lì chiedevano che è sta cosa, che cercavano di capire, per me che sono abituato, una cosa che per me mi ricorda il Natale, per esempio, che è una cosa che noi facciamo di solito a Natale. Ecco, questi sono il valore aggiunto, di la qualità attraente di cui parlavamo prima. L'accessibilità, no scusate, dimenticavo un pezzo, tutto l'abbiamo letto. Considerando l'utente come un ospite a casa propria, d'accordo. Accessibilità a tutte le categorie di utenti, anzi maggiore attenzione, anche qui per diversamente abili, giovani, religiosi, portatori sani di culture diverse, sin dall'antichità l'ospite è sacro nelle civiltà più evolute. Un riferimento a questo elemento che pure è importante per chi lavora nel Mediterraneo. Noi nel Mediterraneo abbiamo sempre avuto una cultura dell'ospite. Non dobbiamo dimenticarla, quindi far pesare questo in termini di, nel momento in cui eroghiamo un servizio, contribuisce a cementare un mito culturale che funziona. 9.9, adoperarsi affinché il target di utenza di riferimento abbia servizi adeguati, dunque se si punta a ospiti stranieri bisogna saper comunicare nel maggior numero possibile di lingue, almeno una. Ecco, qui purtroppo abbiamo parecchie carenze. Voi perché non siamo molto abituati a questo tipo di approccio. Io sono preoccupato per i nostri giovani perché girando parecchio in Europa e fuori dall'Europa vedo che i giovani degli altri paesi invece hanno una propensione alle lingue nettamente maggiore. In alcuni casi conseguenza di una situazione di difficoltà, le televisioni che non fanno le traduzioni mettono i sottotitoli. Per cui io conosco la maggior parte dei ragazzi rumeni, della Repubblica Ceca, bulgari, eccetera, parlano correntemente le lingue a seconda i programmi, quindi chi seguiva le telenovelas parla benissimo lo spagnolo, chi segue i film parla delle fiction, segue l'italiano, chi segue i film l'inglese e così via. Però tutti parlano almeno 3-4 lingue correttamente e fluentemente. Siccome non siamo più in un'economia curtense, il nostro antagonista è il giovane turco, il giovane rumeno, il giovane spagnolo, che non solo ha queste opportunità, ma pure viaggia parecchio, va fuori di casa, studia parecchio fuori di casa, con una certa disponibilità delle famiglie, e questo purtroppo per noi diventa un handicap, perché i nostri giovani sono sempre più, sì, sono poco competitivi, e quindi per esempio nelle selezioni delle grandi industrie questa cosa conta, che non è il laurea in lingue, attenzione, è proprio l'abitudine a parlare, a vivere, a pensare in contesti linguistici differenti. Osservazioni? Quello degli alberghi è più difficile perché non hai il discorso dei prodotti, hai soltanto il discorso del servizio. Sì. Però si è cercato di dare qui almeno alcune indicazioni.
Naturalmente, ripeto, a seconda della realtà locale si possono arricchire, si possono cambiare, modificare, aggiustare. Passiamo all'ultima voce, quella delle produzioni locali. Perché abbiamo pensato che anche i produttori locali, visto che ne abbiamo parlato tanto, necessitano, e in particolare nel caso di Ponte Latona, la base era proprio questa, perché poi i B&B erano due, un agriturismo e due ristoranti, quindi alla fine la maggior parte delle persone presenti a quella riunione erano produttori locali. Originalità dei prodotti, il produttore deve proporre prodotti del territorio in cui si trova. Stagionalità dei prodotti, i prodotti devono essere stagionali e freschi. Il produttore e il prodotto, a prescindere a quale di fascia di prezzo appartenga, devono mantenere le promesse formulate esplicitamente o implicitamente dalla sua comunicazione, dalla sua reputazione, dalla sua categoria e tipologia. Spesso sono ripetuti gli elementi, però adattandole alla realtà specifica. Punto 4. L'azienda deve avere una sua personalità, capace di identificare il produttore e il prodotto contestualizzati nel territorio. Sia nell'intestazione del locale che nell'arredamento e la sua gestione si dovrà rispettare l'identità culturale locale e le sue vocazioni. Qua parliamo di locale perché l'idea nostra è che il produttore locale non partecipa semplicemente con i suoi prodotti, ma creando un percorso di visita all'interno della sua azienda. A seconda del tipo di azienda cambia ovviamente l'impostazione, ma comunque diventano tutte destinazioni turistiche, sia semplicemente per la mescita, per l'acquisto dei prodotti, e in alcuni casi per fare dei veri e propri laboratori, per spiegare come si arriva al prodotto finale, che è l'obiettivo nostro, l'obiettivo educativo. Io devo raccontare la storia di un prodotto, quindi parto dall'itinerario che mi dà la storia antica, poi devo arrivare ai giorni nostri attraverso una filiera positiva. Ci sono alcuni agriturismi che fanno i corsi, per esempio per la marmellata di stagione, no? Fantastici. Ma ci sono, vi posso dire, non so qua, per esempio nelle cantine, ormai è sempre più diffusa la proposta della vendemmia di notte. Sì, beh, qui c'è anche un'azienda che raccoglie le olive di notte. Che sapete bene che è una situazione, diciamo così, al limite della, come dire, dell'inganno, nel senso che non è, cioè la scelta di vendemmiare di notte fu un tentativo per risparmiare. Perché si diceva, se io vendemmio di notte, perché sapete bene che quando viene raccolta l'uva, poi bisogna tenerla a una temperatura, portarla a un certo livello di temperatura, in modo tale che quando poi viene pressata, poi venga fuori in un certo modo il succo. Allora dice, anziché spendere in frigorie, quindi per abbassare la temperatura, perché viene da una temperatura incandescente, devo abbassarla di colpo, li raccolgo di notte, così risparmio l'energia dei frigoriferi e però spendi quella della luce, quindi insomma siamo lì. La questione è che si è creato invece il mito della vendemmia di notte. Perché si è creato il mito della raccolta di notte, che è più suggestiva, eccetera. Ma attenzione, è nata pure la speculazione su questo. Perché il vino alla fine è lo stesso. Cioè che venga raccolto di giorno, di notte è quello. Nel momento in cui le persone si sono fatti prendere dalla suggestione della raccolta di notte, hanno chiesto di avere il vino raccolto di notte, c'è stato un aumento di prezzo. Ma il vino è lo stesso. Per non parlare di quelli che, a seconda quale costa di più, sono diventati tutti vini di notte, tutti vini di giorno. Però senza dubbio il fatto di svolgere queste attività è fondamentale, sia per le strutture vocate per il turismo, vedi gli agriturismi, sia per le strutture di altro genere. Rapporto qualità, quantità, prezzo equilibrato, anche qui. Cortesia del personale e pulizia dei locali, anche qui. Genuinità nella preparazione e nella proposta, sia nella fase della preparazione in quella della proposta al pubblico, evitare gestazioni che possono inficiare il buon nome del luogo. Questo riguarda soprattutto l'igiene, attenzione, perché spesso nel preparare i prodotti non si garantiscono delle... Una volta i prodotti si facevano come si facevano, non c'era HACCP, non c'era ricerca della qualità totale, sappiamo bene che se dovessimo rispettare richieste europee in termini di igienicità non avremmo i formaggi, addirittura la pizza sarebbe illegale. C'è una sorta di regola del passato, che era quella che attraverso la cottura eccetera eccetera comunque si disinfettava tutto, però oggi è diventato fondamentale l'uso dei sistemi igienici anche per una questione di comunicazione.
cioè l'operatore al bar che non usa il cappellino, i guanti per la preparazione dei prodotti alimentari, eccetera, viene visto come una forma di carenza di igiene. Quindi è opportuno in ogni caso, ma è opportuno in particolare per una questione estetica e di immagine del territorio. Dunque scegliere sempre materie prime di ottima qualità e freschezza in perfette condizioni e del posto. Su questo bisogna comunque tenere sempre gli occhi aperti. Accessibilità a tutte le categorie di utenti, anzi maggiore attenzione per diversamente abili, diversamente giovani, diversamente religiosi e portatori sani di culture diverse, di lingua diversa. Quando arriva un ospite sin dall'antichità vige il principio del figlio e prodotti del territorio. Abbiamo adattato la norma di prima in funzione delle produzioni. Sulle produzioni incide molto la specificità delle produzioni, per cui qua troviamo solo 8 punti, ma possiamo aggiungere dei punti specifici per i prodotti, a seconda del prodotto tipico di quel luogo. Quindi lì sta anche la sensibilità di chi opera su questo disciplinare nell'elaborare delle regole che riguardano quel prodotto, magari più specifiche, ma che comunque siano fortemente legate a quel prodotto. Se c'è una produzione di sale, ovviamente delle regole che riguardano la raccolta del sale, il sale va raccolto solo a mano oppure con le macchine, a seconda delle tradizioni del posto, possono variare. Oppure, per esempio, se parliamo di produttori di olio, si segue le regole del DOC, del GP, eccetera, eccetera. Serve anche a collegare questo disciplinare con altri elementi di certificazione e garanzia che servono, cioè se sono stati conquistati è opportuno valorizzarli e sostenerli sempre, mai sminuire il lavoro fatto su queste cose, perché comunque è un dare un valore aggiunto a quel prodotto che poi vuol dire a quel territorio. Un'altra cosa che non abbiamo evidenziato, ma che a seconda delle attività è opportuno evidenziare, è l'utilizzo nel luogo di quei prodotti, cioè promuovere il più possibile un consumo locale, sia attraverso i ristoranti, come abbiamo visto prima, i ristoranti all'interno degli alberghi, eccetera, eccetera, sia attraverso la mescita diretta, perché il fatto che a Las Vegas ci sia una piccola Venezia, col tempo finirà per sminuire le visite degli americani a Venezia. Il fatto che ci sia un prodotto che sia possibile comprarlo in qualsiasi parte del mondo contribuisce a diminuire la fruibilità di quel luogo. Senza dubbio per il produttore è più bello vendere il proprio prodotto negli Stati Uniti, ma deve tener conto che se vende tutti i suoi prodotti negli Stati Uniti, poi nessun statunitense avrà necessità di venire a vedere sul posto. Magari con l'idea delle strade del vino questo meccanismo è un po' cambiato, per cui si tende a vedere, anche lì siamo sui collezionisti. Gli appassionati di strade del vino, per esempio, gli piace dire io ho fatto tutte le strade del vino francese, tutte le strade del vino italiane, cioè, sono stato a Napa Valley. Però senza dubbio incentivare il consumo in loco, specialmente di alcuni prodotti che fuori dalla località perdono di valore, per esempio il pane. L'altro giorno ero con amici in Romagna, dice sai sono venuti i miei amici di Altamura, hanno portato un sacco di pane, l'abbiamo mangiato per un mese. Perché? Perché l'Altamura che si fa a Roma non è lo stesso di quello che si consuma ad Altamura. Quindi sì, è bene per promuovere la località, per creare il mito che si mangi l'Altamura a Roma, però è un'altra cosa. Alla fine c'è quello che è incentivato ad andare effettivamente ad Altamura e una volta che assaggi il pane fatto ad Altamura non comprerà più quello a Roma. Però allo stesso tempo cioè, magari viene considerato un prodotto industriale, allora a quel punto viene pure sminuito come importanza. Ecco, lì sono valutazioni che vanno fatte di volta in volta. Gli altri prodotti che invece si possono esportare facilmente, trasportare e utilizzare altrove, insomma, può contribuire a promuovere, diventa una specie di Deplian anche del luogo. Di sicuro dobbiamo avere più amore per i nostri prodotti. Voi andate in Spagna, località che non sono grandi produttori di olio, a tavola troverete sempre col pane, quando portano il pane vi portano sempre l'olio, è il migliore del territorio. Non vi so dire se lo comprano o glielo regalano i produttori, però l'olio che arriva a tavola è sempre il migliore che c'è su quel territorio e poi ve ne accorgete quando l'assaggiate e poi siete incentivati a acquistarlo, chiedere ma dove posso comprare quest'olio? Perché il turista bene o male i soldi che c'è in tasca gli bruciano, vuole utilizzarli, a fin di bene ci sta attento, quindi compra magari la bottiglia d'acqua al supermercato e se la porta in camera in albergo, oggi si fa così.
Però senza dubbio, quando si tratta di comprare prodotti di qualità, i soldi in tasca li... Quando sei in aeroporto dici, allora compro delle altre cose, è inutile porto soldi indietro, si fa questa riflessione. Se avevi preventivato un budget da portare con te, se ne avvantaggiano purtroppo in genere gli aeroporti che non sempre hanno i migliori prodotti del territorio. Infatti, anzi, quasi mai hanno migliori prodotti. Ecco, un aspetto importante, per esempio, sulla valorizzazione dei prodotti è quello di studiare delle formule per inviare i prodotti a casa, perché col discorso dell'aereo che impedisce il carico... È stato calcolato che il crollo di queste vendite dirette è crollato del 70-80%. Che non è poco. No, sono delle economie che sono venute meno per zone, soprattutto zone rurali che avevano delle produzioni tipiche. Purtroppo è così. La soluzione c'è perché tutto sommato se tu fai un buon contratto con una ditta di spedizioni, a me è successo in Grecia 15 anni fa, non adesso, che abbiamo fatto una vera visita in una cantina, nel senso che non solo ci hanno fatto vedere i luoghi di produzione, poi ci hanno portato in una zona sopraelevata con dei maxi schermi. Io pensavo che fossero lì per vedere le partite, che ne so, per evitare che gli operai se ne tornassero a casa quando c'erano le partite. In effetti era una zona di presentazione dei prodotti, una immagine e musica con le quattro stagioni, e a seconda io davanti avevo tre calici di vino, uno bianco, uno rosso, uno rosato, e a seconda della stagione si accendeva sotto il calice, per cui io capivo che dovevo assaggiare quel vino. Quindi era una guida pilotata. Dopo, la stanza subito dietro era una specie di trattoria tipica, c'erano tavoli da quattro, tutte con le tavolette da quadrati, quadratoni, i bicchi piatti, il servizio da coperto, e poi una bella lista con i nomi dei vini e i quadratini liberi per mettere il numero di bottiglie che volevo comprare. E poi ci portavano, ci hanno offerto il pranzo, che erano delle degustazioni di prodotti locali che però associavano sempre a un vino. Quindi mi hanno fatto assaggiare almeno 8 vini durante un pranzo. Alcuni di questi, io che insomma vengo da una zona votata alla produzione vinicola, ho comprato 6 bottiglie di vino che ho trovato a casa quando sono arrivato a casa. C'era il pacco che mi aspettava dietro la porta, è arrivato prima di me. Per cui non ho avuto neanche il problema di caricarmi il vino. Il prezzo era assolutamente abbordabile, quindi... Non è una cosa difficile, ci vuole più tempo a organizzarla che poi a farla. Però questo servizio, per esempio, per i turisti stranieri è fondamentale, perché loro vorrebbero portarsi il vino italiano, gli oli italiani, i prodotti italiani, però spesso non lo possono fare per questi limiti. Quindi se voi gli risolvete questo problema, non solo è un servizio in più, qualità attraente, ma per giunta gli dà l'opportunità di fare una cosa che avrebbero voluto fare e che invece pensavano di non poter fare. Classici sotterfugi della valigia vuota per metterci poi le bottiglie, eccetera, è a rischio perché se basta un colpo, eccetera, il vino, se non le incarti bene è rischioso. Quindi questi sono alcuni, inviando i prodotti a casa, non c'è altra soluzione per il momento, anche se già si parla di altri sistemi di verifica dei liquidi nel controllo aereo, quindi nel momento in cui sarà possibile... Purtroppo la nostra vita è cambiata nel 2001, non ne teniamo conto di esperienza, ed è cambiata anche nel 2010. Sì. E questi cambi avvengono ormai troppo repentinamente rispetto al passato, prima c'erano dei cambi generazionali che ti consentivano 25-30 anni per modificare i comportamenti, ora ogni 5-6 anni succede qualcosa che... Sì. Sì, sì, sì. Bene, e vogliamo qualche riflessione sui prodotti? Anche se stiamo parlando di ipotesi generali, quindi sì, certo. Dicevo prima, gli adattamenti vanno fatti poi di caso in caso. Avete qualche idea sul territorio che durante questo mio intervento... Il microfono. Parmigiano reggiano, granatano. Come si accende? Già c'è, prova, prova. Sì, è acceso, sì, è acceso. No. Tempo fa al telegiornale parlavano proprio della contraffazione del grana padano e del parmigiano reggiano, che sono, anzi il parmigiano reggiano forse è il prodotto più contraffatto, no? Cioè, c'è anche questo rischio
che non è di poco conto, così come non so dove, però avevo letto oppure avevo sentito dire, adesso non mi ricordo, che la ceramica di Grottaglie in realtà non si fa con la terracotta che proviene da Grottaglie, ma con la terracotta che proviene da altre parti, no? Allora, capire un attimo queste contraddizioni, sarebbe carino e interessante. Questa è una delle conseguenze della globalizzazione di cui abbiamo parlato indirettamente tutta la giornata. È un sistema, ormai i prodotti, specialmente i prodotti italiani che sono considerati di un livello di qualità più alta, sono quelli maggiormente contraffatti perché sono quelli che hanno maggior appeal sull'immaginario collettivo gastronomico mondiale. Non immaginate che sia solo un problema legato ai prodotti e ai marchi. L'altra settimana, sempre a Santiago, visto che proprio la settimana scorsa sono stato a Santiago, abbiamo fatto la strada, quella di accesso verso il Duomo, che prima si vedeva anche nel documentario, e lungo questa strada, che è una strada particolare, c'è cioè un marciapiede molto alto, c'erano una serie di negozi che proponevano i dolci di Santiago. Alcuni li chiamavano dolci del pellegrino, erano dei dolcetti basati sulle mandorle. Piccolo particolare, a Santiago non si producono mandorle. Ma è un piccolo particolare. E questi biscotti vengono venduti in tutti gli aeroporti spagnoli, tra parentesi, col marchio Santiago, perché comunque se voi atterrate in un aeroporto italiano troverete la riproduzione della gondola come la Torre di Pisa, come il Colosseo. Quindi ormai è diventato un discorso, come dire, universale. Un altro dato che noi sottovalutiamo, però è anche riguardo alla protezione dei prodotti, sono secondo me le produzioni di prodotti di qualità ottima anche al di fuori dell'Italia. Cioè, noi abbiamo sempre questa tendenza a essere autoreferenziali, ci imitano perché siamo i più bravi, siamo i più belli, eccetera, eccetera. Io vi posso garantire che in Irlanda vini italiani se ne vedono pochi, perché ci sono degli ottimi vini sudafricani, ottimi vini cileni, ottimi vini di altri paesi che sono nuovi produttori di queste attività. Io ho accompagnato delle missioni esplorative di paesi in via di sviluppo da questo punto di vista e sono venuti a prendere le cultivar europee in America, in Asia, in Africa. Immagino che facciano anche dei buoni prodotti. Io non posso dire che il vino californiano, ecco un altro esempio, sia un vino cattivo. Ovviamente ci sono vini e vini, ma anche in Italia questo. Di sicuro è una questione di penetrazione del mercato e di costi. Noi sull'olio paghiamo, per esempio a livello internazionale, il sistema di fissazione del prezzo dell'olio inizio d'anno, che viene basato su paesi che non solo hanno sempre avuto dei prezzi più bassi, quindi determinano il prezzo generale su livelli più bassi rispetto al costo che a noi comporta, ma anche che in situazioni di crisi hanno preferito puntare tutto sui prezzi piuttosto che sulla qualità. Noi che facciamo l'olio in una certa maniera, che abbiamo certi costi proprio per la qualità dell'olio che produciamo, queste cose le paghiamo, perché poi o andiamo sotto costo, e ormai spesso capita che i produttori lasciano le olive all'albero, sì, come per tanti altri frutti, come spesso noi abbiamo dei produttori che poi alla fine fanno i furbi prendendo olio di altre località dove costa meno e mettendo poi il marchio italiano. Purtroppo questo comunque si ritorce contro di noi alla fine. Un dato interessante su cui invito a riflettere riguarda proprio le arance di cui parlavamo prima. Sapete che sulle arance la Commissione europea ha posto dei standard, come le quote latte, sono le quote arance, per cui in parecchi casi i produttori non raccolgono le arance, le mandano direttamente al macero. In alcune località delle guide straniere, che questi pensieri ce l'hanno quelli che non vivono queste realtà e quindi hanno l'intuizione, hanno chiesto di portare gruppi, quindi autobus, in campagna a raccogliere queste arance. Dice, tanto tu non te ne fai niente, perché non portiamo la gente? Il risultato è stato che è diventato un best. Cioè, per alcuni tour operator del nord Europa, un punto fermo della visita in Sicilia è andare a raccogliere arance nel fondi del signor, mettono pure il nome, fanno la pubblicità, eccetera. Il signor non ci guadagna niente. Perché poi gli sembra brutto dire, aspetta, tu vieni nel mio fondo, dammi almeno un contributo, mi servirebbe per...
Però in effetti è un classico caso, noi non abbiamo pensato di valorizzare questo aspetto. Che ci dice che cosa? Che raccogliere le arance nel contesto naturale dove vengono prodotte ha un valore aggiunto. Parlavamo prima delle cantine che fanno la vendemmia in un certo modo, la raccolta delle olive è un prodotto. Certi meccanismi adottati dagli agriturismi, per esempio quello di dare in adozione gli alberi di olivo ai propri clienti. Tu adotti un albero di olivo. Michelle Obama ha adottato un albero di olivo. E ti mando i prodotti dell'albero di olivo a casa. Il che rende più del molire quelle olive in maniera tradizionale. Il modello iniziale di questo processo, se non ricordo male, è una pecora dell'Abruzzo, a cura di una cooperativa di giovani, che siccome la pecora dell'Abruzzo andava in estinzione, ha proposto l'adozione, inviando a casa di chi via internet avrebbe adottato questa pecora, un paniere di prodotti che era il risultato dell'adozione, quindi la pecora aveva prodotto questi formaggi e te li manda a casa. In termini economici, alla fine, il prezzo magari non era particolarmente caro, nel senso che gli arrivava veramente un paniere di prodotti interessanti con cui... Però questo ha significato un giro d'affari per quella cooperativa di circa 9 milioni delle vecchie lire, 9 miliardi delle vecchie lire, no, 9 milioni, no, scusa, confondo, 900 mila euro in euro. Per cui il meccanismo alla fine alla cooperativa è valso, cioè loro sono riusciti a crearsi un'attività facendo adottare la pecora dell'Abruzzo. Le pecore sono state salvate perché poi con questi contributi sono riusciti a fare gli interventi necessari. Il risultato è stato positivo su tutta la linea e si è creato un meccanismo di valorizzazione di quel prodotto che è eccezionale. Ora immaginiamo un prodotto del genere per... è un po' quello che sta facendo il ministro Franceschini con i monumenti, che dice adottate un monumento perché è così, però non dà niente in cambio, o non credo che dia niente in cambio. Ecco, per esempio, sviluppare dei processi di questo genere, adotta un monumento che va restaurato, un'attività. Da queste parti c'è stato un caso, dei casi io, parecchi anni fa, che mi hanno molto incuriosito, di un sindaco senza risorse che aveva una cattedrale da restaurare la facciata, che fece una lotteria, che fu veramente un esempio di creatività amministrativa. Oppure, non avendo i soldi per organizzare eventi, ospitava il sabato notte il mercatino rionale, essendo vicino a Gallipoli, voleva dire che il sabato sera lì era pieno di gente che veniva a comprare gelati, che comprava... Così come Vittorio Sgarbi a Salemi, no? Vendeva un metro quadro, un euro, mi pare... Posso non rispondere? Non so adesso se, voglio dire... No, no, lui non è più sindaco di Salemi, non ha nessun... No, è stato sciolto per mafia. Nessun appartamento è stato acquistato. Perché non erano suoi. Il meccanismo è quello, diciamo così. Comunque, far adottare un patrimonio che è a rischio di estinzione, di rovine, eccetera, può essere interessante. Sempre perché alla fine ragioniamo in forme di, su forme di valorizzazione culturale e creativa, in genere gestite da volontari. Per esempio, il modello, quello del FAI, è fantastico, cioè un'associazione che... e ha sviluppato un certo tipo di attività che non, ha, non trova corrispondenti. Io ho rapporti con l'European National Trust Organization, cioè le organizzazioni come il FAI a livello europeo, nessuna di loro ha fatto cose di questo nella stessa misura, ha fatto cose diverse. In genere si tratta di monumenti che sono stati restaurati grazie a dei mecenati che poi sono diventati oggetto di visita, però non c'è stata una donazione, diciamo così, in questi termini. È un ottimo lavoro e soprattutto in un paese che investe così poco in cultura è importante. Sì, no, io della verità ho qualche perplessità sull'iniziativa del ministro Franceschini sull'investimento dei privati eccetera, perché uno Stato che vuole, come dicevamo anche prima, che vuole investire sul proprio futuro, sul proprio patrimonio, dovrebbe dimostrare di essere più sensibile su queste cose. Ma che lo Stato non ha soldi, diciamocelo sinceramente, perché se li sono mangiati tutti. Sì, però su certe cose io vedo degli investimenti. Però ci sono delle difficoltà. Ci sono dei settori dove vengono ancora oggi investite delle risorse che se venissero investite in cultura, come dicevamo prima, renderebbero di più in termini di occupazione. È un circolo vizioso.
da cui usciremo forse attraverso una mega riforma del sistema culturale che fa parecchie lacune, non è perfettamente oleato, diciamo così, non funziona al 100%. Altrimenti non si spiega perché con tutto il patrimonio che abbiamo non riusciamo a recuperare quanto fanno altre realtà che hanno meno patrimonio, a cominciare dalla gestione dei musei. Forse abbiamo anche troppo, alla fine questo troppo rappresenta un problema più che... Sì e no, nel senso non c'è, come si diceva prima, anche una capacità gestionale da un certo punto di vista. Ci sono pastoie burocratiche non da poco, lo dico perché collaboro con parchi culturali, parchi archeologici, spesso ci sono dei vincoli che sono veramente insormontabili, anche quando tu vorresti trovare delle soluzioni, vedi che so, l'utilizzo dei volontari per la pulizia, non si può fare perché la normativa prevede che debbano essere specializzati, eccetera, eccetera, la custodia attraverso... La gara di attribuzione privati ha una serie di vincoli che impediscono poi effettivamente la prestazione di servizi di un certo tipo. Su questo ancora ci sono il sistema delle guide che non è mai stato regolamentato e che è una situazione esplosiva, e lo dico nell'interesse delle guide e dei territori. Alla lunga chi paga tutto questo è il sistema. Ora io mi rendo conto che ci sono delle... è un po' il discorso dei tassisti con il nuovo sistema, le nuove applicazioni... bisognerebbe trovare delle soluzioni e al più presto su questi temi. Fare l'esame per le guide. C'è l'esame, il problema è chi può accompagnare per esempio all'interno di un museo o di un sito archeologico, da regione a regione cambia, ci sono regioni in cui le proloco possono accompagnare, regioni dove è reato, e un sistema del genere non può essere gestito a livello regionale, e anche a livello regionale ci sono tutta una serie di vincoli, per cui a un certo punto... alla fine il sistema è quello che... Non lo dica a me, quale dirò il mio caso. E poi ragioniamo anche sulle competenze che devono avere. Noi abbiamo parlato tutto il giorno dei facilitatori territoriali, ma io non sono sicuro che questo meccanismo dei facilitatori venga accettato tranquillamente dalle organizzazioni delle guide. Nel loro interesse lo dico, perché siccome... La guida come concetto risale all'Ottocento. Io non penso che in 150 anni non sia cambiato niente. Bisognerà pure adeguare le professionalità, le regole, bisogna pure adeguare i modelli, perché alla fine l'evoluzione, soprattutto con questa evoluzione rapida che cui stiamo assistendo, necessiterà comunque dei cambiamenti. Allora a questo punto non è irrigidendosi sulle proprie posizioni che si trovano le soluzioni, perché ci sarà un sistema tecnologico che a un certo punto, prima parlavamo di come spesso le applicazioni, le tecnologie, i sistemi internet con cui io con una semplice camera e un telefonino girando su me stesso ho le informazioni base e dico io non ho bisogno della guida, ce l'ho già le informazioni. Io sono il primo che dico che la risorsa umana è più importante, l'esperienza umana è più importante, però allo stesso tempo posso dire che parecchie guide non sono all'altezza del compito, che ci sono dei sistemi territoriali che non facilitano la fruizione con le guide, che ci sono dei sistemi troppo ingessati da questo punto. Quando ci sono troppe regole, poi alla fine non funziona niente. Il risultato sarà che a un certo punto nessuno chiederà più le guide, se continua così, in questo modo così. E il crollo delle richieste delle guide è davanti a tutti. Quindi o le guide modificano le loro professionalità in una certa ottica di interpretazione, di applicazione, eccetera, oppure sarà una guerra tra poveri, e non credo che qualcuno ci guadagni da questa situazione. Anche perché oggi più che mai le informazioni semplici non sono più sufficienti. Cioè la competenza della guida dovrebbe essere talmente ampia da non avere più parametri di riferimento. ci sarebbe un po' da lavorarci. Su questo, purtroppo, questo come altri settori legati alla gestione turistica, ci sono parecchie... La legislazione italiana è una delle più complicate da un punto di vista turistico. Il risultato qual è? Che spadroneggiano quelli che vanno contro le regole. Cioè un eccesso di regola crea confusione. Cioè ormai una buona parte della nostra ospitalità è affidata ai bed and breakfast, ma con quali risultati?
quale qualità del servizio. Vogliamo certificare i bed and breakfast come si deve e non permettere a chiunque di aprire luoghi inguardabili solo perché chiede di meno. Di meno quanto? Vogliamo provare a vedere se effettivamente si era creato il mito dell'agriturismo e costava poco. Io sono intervenuto in realtà italiane in cui si è ragionato invece che l'agriturismo costava troppo, perché una notte costava 250 euro. Io ho dormito in bed and breakfast dove si pagava 300 euro a notte, perché era un palazzo nobiliare, la colazione te la serviva la contessa padrona del castello. Ah, vabbè, allora dottore, non pagavo io, per fortuna. Per fortuna ero ospite, mi hanno fatto un prezzo di favore, addirittura ho offerto lei la nottata, però mi hanno proposto questa esperienza come per testare un po' il prodotto. Ecco, questa per esempio è una cosa molto interessante che io facevo qua nel Salento con il GAL. Ogni volta che venivo per motivi di lavoro da queste parti mi facevano dormire in agriturismi diversi e poi davo il mio giudizio sull'agriturismo. Ecco, queste sono delle attività di monitoraggio che purtroppo le nostre leggi non prevedono. Cioè, l'unico modo per regolamentare la qualità delle strutture ricettive è che tu rispetti i parametri, se c'è il cestino della carta, se c'è il frigo bar, eccetera, eccetera. Poi che la gente alla reception ti tratti a pesci in faccia o che ci siano i buchi nelle lenzuola, non c'è scritto da nessuna parte, tu non lo puoi segnalare, ci sono i buchi nelle lenzuola, che secondo me è molto più importante del frigo bar. Però, ecco, lì il discorso di una certa flessibilità nel controllo di questi fenomeni sarebbe importante. Non è una novità che ci sono 3 stelle che costano più dei 4 stelle, che sono migliori, che mettono i 3 stelle solo perché la normativa, per esempio, delle aziende private prevede che tu puoi andare a dormire fino a un 3 stelle. Allora, gli alberghi che lavoravano col turismo business, per mantenere la clientela, si è declassato da solo per poter mantenere la clientela, ma in effetti pagano di più e hanno servizi migliori. Quindi anche il sistema della certificazione in base alle stelle è molto labile, ma questo vale a livello internazionale. Diciamo che è un settore tutto da riordinare. Ecco perché come itinerari noi ci occupiamo di questo. Ecco perché il successo di TripAdvisor. Chi è che mi garantisce che quell'albergo è buono? Le stelle non mi garantiscono, chi c'è stato? Però TripAdvisor a sua volta ora sta denunciando le sue carenze e quindi è stato denunciato. Il caso eclatante è stato dell'hotel inglese che era primo nella top list ma non esisteva, inventato dagli altri albergatori per cogliere in castagna TripAdvisor. Ah sì? Ah no, sì, perché a volte comunque c'erano delle false testimonianze. No? TripAdvisor non pretende la segretezza della valutazione. Io lo so perché mi chiamano spesso albergatori segnalando delle segnalazioni negative della propria struttura in periodi in cui era in ristrutturazione. Dice, questo dove dormiva se non eravamo in ristrutturazione? Quando è stato fatto, proposto, tra l'altro un'associazione nazionale ha fatto una segnalazione, un risposto, credo, alla procura, la risposta è stata, noi non possiamo mettere, perché chiedevano di identificare queste persone, almeno mettere il numero della camera per capire se effettivamente, perché se tu mi metti la camera 300 quando io mi fermo alla camera 200 capisco che tu non c'eri, ma questo non è stato possibile. Questo perché da sempre esistono dei facilitatori delle recensioni, prima di quelle positive e ora di quelle negative, che però diventa concorrenza sleale. Recentemente mi è capitato un fenomeno particolare in cui in occasione dell'inaugurazione di un bed and breakfast che non esiste, tutte le georeferenziazioni delle località più importanti archeologiche della Sicilia occidentale erano in un comune in cui non ci sono. Per cui tu cercavi quella località, in periodo di prenotazione, aprile-maggio, ti risultava, chiedevi gli alberghi vicini e ti dava tutti gli alberghi di quel comune che si trova a 80 km realmente dal luogo. Denuncia alla polizia postale, indagini, poi all'improvviso è tornato tutto al suo posto. Però tutti i collettori di ricerca, tutti i gruppi, non faccio nomi per evitare problemi visto che siamo in diretta streaming, tutti quelli che si occupano di georeferenziare le località dicevano, mettiamo che Lecce si trovava a fianco a Brindisi, oppure si trovava in provincia di Bari. Purtroppo internet consente queste cose, perché chi sa mettere mano mette in difficoltà tutti i sistemi. Quindi internet è sempre ed è pericolosissimo per i territori. Voi immaginate, questa cosa può succedere a tutti.
che dichiarano che il Colosseo è in provincia di Parigi, quindi quando tu cerchi un albergo ti danno gli alberghi di Parigi. Il fenomeno è questo. La questione di competenze, però. Chi ce l'ha le competenze su queste cose? Blindare questi sistemi non è facile. Cioè anche il Pentagono ha avuto problemi. Certo. Ci sono gli hacker, così si chiamano. Pensavo fossero delle memorie affissi di già. No. Il sistema ha funzionato prima e ha funzionato dopo. Solo in quel momento, in occasione di questo evento particolare, è stato inventato una location che non esisteva. Hanno giocato sul nome, gli hanno dato un nome di una località. Per cui automaticamente hanno fatto in maniera tale che tutte le referenze dichiarassero che quella località era dove c'era questo B&B, che in effetti non era lì, non è mai esistito. Cioè alcuni albergatori hanno mandato i propri collaboratori a cercare questo B&B che hanno visto che non c'era, l'indirizzo che c'era scritto non esisteva. Quindi è stato fatto a tavolino questo. Quindi è dolo. Però per il periodo delle prenotazioni per circa 20 giorni, chi cliccava quella località si ritrovava consigliati gli alberghi a 80 km di distanza. Potete immaginare i danni in questo periodo di difficoltà che stiamo finalmente riprendendo un po' a salire di tono con i numeri, quindi questo può incidere, insomma. Allora, io penso che abbiamo raggiunto l'orario previsto e la linea quindi torna alla regia. Io ringrazio per l'attenzione, per la collaborazione tecnica e per l'invito. Quindi io ringrazio tutti, come ha già detto il dottor Barone, per essere intervenuti, ringrazio il dottore per essere stato qui con noi oggi e vi ricordo che domani saremo ancora qui all'ex conservatorio di Sant'Anna dalle 9.30 alle 13.30 e poi dalle 15.30 alle 19.30 e con l'intervento del dottor Sandro Angiolini che ci parlerà di turismo rurale. Grazie.